Gio, ben ritrovati, Club Napoli News. Inizia una settimana un po' diversa, senza campionato. Mamma, quanto ci mancherà questo Napoli, quanto ci mancherà, Allora, Francesco, quanto ci permetti mancherà, un qualche Raffaele. giorno di riposo per le coronarie, qualcuno farà Quello sì, bene, però attenzione. guarda, Raffaele D'Antonio, intanto lo saluto, ti Grazie ringrazio. a te, Francesco, Allora, buonasera a tutti. però, cioè, capito, 15 giorni senza il campionato, si comincerà a parlare, già l'ho sentito, di calciomercato. Oh, ma si è fermato. Io, Non c'è. Osimhen, nell'ultimo mese e mezzo, ha Sì. già rilasciato 17 interviste diverse con 18 squadre di Premier Sono con cui potrebbe d'accordo. andare. Quindi, veramente, non lo so se è meglio o peggio. Però ti dico la verità, cioè, si comincerà a parlare dei rinnovi, del calciomercato, di quello che vuole quello, di quello che vuole quell'altro, che il Napoli sta seguendo questo. Si parlerà di Spalletti, si parla. Allora, noi proveremo a fare delle puntate tematiche. Vi dico già che dalla prossima, cioè da domani, partiremo con difesa, centrocampo, attacco. Faremo un po' di bilanci, elogeremo questa squadra, cominceremo a capire cosa succede. Poi è chiaro che la prossima settimana ci avvicineremo al Milan. Parleremo di Milan in chiave campionato, ma è chiaro che si parlerà tanto anche in chiave, ecco, è caduto il microfono, Chiave anche in Champions chiave League. Champions League. Quindi diciamo. Sarà così, però oggi proviamo a rimanere Ligi. sull'attualità. Sull'attualità, fra poco avremo Mister Daniello, poi proveremo a avere dei Mister. collegamenti, parliamo della partita di ieri, proviamo a capire di quello che è, di come è andata questa sfida facile facile, dico col Torino, di quello che è successo anche ieri sera, perché io qualcosina la devo dire, la dobbiamo dire assolutamente. Il Napoli fa bene a stare zitto, fate parlare noi, parliamo noi, attacchiamo noi quelli che sono i vertici di un calcio italiano che in questo momento è, non lo so, se è assente, se vuole essere assente, se vuole mantenere questa Juventus in una sorta di zona di galleggiamento, io non lo so, ve lo giuro su Dio, non lo so, però ne parliamo fra un attimo, fatemi dire che ieri il Napoli ha fatto una grande partita. Diciamo, ieri abbiamo titolato Non avevamo parole, oggi abbiamo titolato semplicemente Straordinari, perché questa squadra veramente sta facendo grandissime cose, situazioni di tranquillità, gol eccezionali, numeri stratosferici. Ieri avevamo parlato della differenza reti, oggi sentivo che la differenza reti migliore adesso ce l'ha il Benfica, perché forse il Napoli aveva giocato la mattina mentre il Benfica poi ha giocato il pomeriggio, ma sono quisquiglie, ragazzi, questa è una squadra che va a mille all'ora, ha differenze sugli avversari, ha guadagnato altri 3 punti sull'Inter, in questo momento c'è la Lazio al secondo posto con 19 punti. Virtualmente poi ci sono quelli là, però ragazzi, veramente io credo che in questo momento il Napoli sta facendo cose straordinarie, veramente straordinarie. Fatemi salutare Federica in regia, Raffaele già l'abbiamo salutato. Allora, Raff, ti chiedo una veloce, perché poi Sì. fra poco voglio dire due cose su Juve, su Inter-Juve di ieri sera, vedremo anche un'immagine. E poi andiamo dal mister perché voglio parlare di calcio nella prima parte, poi apriamo le linee, però parliamo di calcio, parliamo di noi senza polemiche, farò un passaggio, poi è chiaro che chiunque di voi, anche sui nostri messaggi 342 38 12 922, può dire la sua. Straordinari, possiamo dirlo, tu Non insomma. solo possiamo, ma dobbiamo dirlo, perché la cosa che più è straordinaria di questo Napoli è che sta facendo quello che fa in pantofole. Cioè, io quando guardo il Napoli non ho paura, non ho mai paura. Il Torino ieri, nella seconda metà del primo tempo, ci ha provato, ha avuto delle occasioni, il palo di Sanabria, un paio di buoni interventi di Meret. Molto più di tante altre squadre che nell'ultimo periodo hanno affrontato gli azzurri. Quindi possiamo dire che Torino non ha fatto una brutta No, partita no, in no, totale e torna a casa con 4 gol. In totale tranquillità, in totale dominio. Napoli sembra che accende la luce quando deve segnare, poi la torna a spegnere, si gestisce, gioca tranquillamente, senza paura, senza problemi.
Questo è il risultato di una serie di cose straordinarie. Un attaccante straordinario come Osimhen, che lotta e combatte su ogni pallone, un difensore straordinario come Kim, che brutalizza chiunque gli arrivi entro due metri dalla sua area di gioco, Meret, che è super attento anche quando viene chiamato poco in causa. Ricordo quando la Juventus dominava il campionato italiano, si parlava di Buffon e si diceva che è ancora più straordinario un portiere non che fa 10 parate in una partita, ma che ne riesce a fare anche una sola nell'unico tiro in porta avversario. Meret sta ricalcando quella che è un poco questo esempio, questa dinamica, perché chiaramente il Napoli difende in un certo modo, si arriva poco a tirare verso di lui, ma quando succede lui è particolarmente attento. Chiaramente ho scelto due o tre giocatori simbolo, ma non perché gli altri stiano giocando un peggio. Attenzione, Kvara sta facendo cose straordinarie, il primo giocatore che riesce ad arrivare in doppia cifra per gol e per assist in campionato. Lobotka non ne dobbiamo parlare, è l'unico giocatore che non ha un sostituto, è il giocatore chiave di tutta la squadra. Anguissà e Zinischi pure stanno dando al massimo, i terzini, Rachmani, sono tutti che stanno giocando bene e il Napoli domina un campionato, ma ripeto, lo fa con una tranquillità, una sicurezza che mi permette di guardare le partite veramente con un caffè e una sigaretta in mano, tranquillo, rilassato, senza particolari patemi rispetto a quelli che potrebbero essere anche gli avversari. Certo, non abbiamo vinto tre partite, abbiamo fatto due sconfitte con Inter e con la Lazio in due scontri diretti, eppure il calendario, cioè la classifica dice più 19 sulla seconda, o qualche punto in meno dovessero ridare i punti alla Juve, ma ne parleremo poi dopo quando Francesco deciderà di fare questo focus sui bianconeri. Ma da parte mia, grande tranquillità e grande difficoltà di sedermi qui davanti a voi a discutere, perché quello che dicevate ieri, il titolo di ieri è esemplificativo. Non abbiamo più parole, ma perché non ce ne sono più. Che dobbiamo dire di questa squadra? Dimmi tu, io non so più chi soffermarmi, che fare, che dire. La facilità di gioco. Il terzo e il quarto gol per me sono esemplari. Cioè, mamma mia ragazzi, che gol. Il terzo gol, Di Lorenzo che taglia il campo come un esterno d'attacco e non un terzino, che è il grande cambiamento che Spalletti ha portato per, diciamo, i due esterni di difesa, Di Lorenzo da un lato, Mario Rui, Barra Oliveira dall'altro, che giocano molto più in mezzo al campo, giocano molto di più la palla, e l'ha dimostrato Di Lorenzo andando a tagliare verso Kvara, che gli ha poi passato la palla. Kvara converge verso il centro, serve con un tacco delizioso Oliveira che si sovrappone. Bellissimo, finalmente bellissimo. Oliveira si sovrappone come fa di solito Mario Rui. Mario Rui, bravo, no, bravo. Quando lo fa, trova il fondo, mette la palla in mezzo e Osimhen, in questa versione onnipotente, butta un altro pallone in porta, segnando la seconda doppietta consecutiva dopo quella all'Eintracht. Ma di strapotere fisico, così come lo strapotere fisico è quello del quarto gol. Un pallone rilanciato verso Osimhen che è troppo lungo, Osimhen lo va a sradicare dai palloni dai piedi di Schuss per poi far ripartire ancora Kvara, che mette a tu per tu Ndombele con il portiere Savic, e Ndombele non deve fare altro che appoggiare la palla in porta, anche se, diciamo, è stato tutti bravissimi anche Ndombele, diciamo, alla sua parte di bravura, perché comunque superare un tu per tu Savic, che non è proprio piccolino, non è sempre facile. Lui è rimasto freddo per poterlo fare. Primo gol in stagione in campionato anche per lui, quindi più giocatori che arrivano dalla panchina. Io ho perso il conto, dovrebbero essere 13, però non voglio credo dire una sciocchezza. I terzini non abbiano ancora segnato. Sinistri. Di Lorenzo ha segnato. No, i sinistri, Oliveira e Mario Rui. Mario Rui no, forse. E le riserve di difesa, Juan Jesus e Ostica. No, Ostica l'ha segnato in Coppa, quindi lui sì. Juan Jesus mi sembra di no. Ragazzi, io ve lo giuro, cioè, ormai ho perso il conto, ho perso gli aggettivi per questa squadra, e noi dobbiamo mantenere questa grande tranquillità, io credo, anche perché sia fondamentale, quindi veramente
grazie a questo Napoli che ci sta facendo vivere qualcosa di eccezionale. Sì. Allora, noi potremmo anche mettere, fare la sigla, mettere in onda le, gli highlights della partita e andare via e lasciare due ore così, perché veramente non c'è altro da dire. Hai pienamente ragione. Allora, chiedo a Federica però di farci vedere questa foto. Prima, fra poco ci collegheremo con il mister, quindi diciamo che fra pochissimo andremo. Allora, eccolo qua, questo è il tocco di mano che sta girando, c'è anche un video, ci sono altre immagini, di Vlahovic prima di quella che poi diventa l'azione che porta a Rabiot toccare con la mano e poi ancora Vlahovic in quella posizione che sembra di Bakker. Ma devo dire la verità, in quella circostanza mi sento di, diciamo, giustificare, uso questo termine, Vlahovic. Io dico che qua non c'è profondità. No. Da una ripresa, io l'ho rivista ho rivisto più volte le immagini di ieri e questo in particolare sembrava, presa da un'altra telecamera più frontale, cioè più laterale, scusate, palla che gli sbatte prima sul corpo e va a finire sul braccio. Allora, gli sbatte prima sul ginocchio e poi va sul braccio. Il problema che nel video che sta girando, io non so se però lo riusciamo a trovare e poter mettere in onda, perché sono sempre immagini della Lega Calcio, c'è Angelo Forgione che ci fa notare nella sua spiegazione una cosa molto interessante. Il lembo, guardate, vedete il braccio, sopra il braccio c'è quel lembo nero della maglietta della Juve a manica corta. Ebbene, il lembo nero, quando il pallone tocca il braccio, si muove, si alza. Quindi significa che il pallone va a toccare, là non è né spalla né petto, là è proprio il braccio. Qualcuno può dire no, ma ha toccato prima il ginocchio. No, in questo caso no, perché il giocatore non è che ha avuto una palla che gli va sul ginocchio e poi gli va sul braccio, lui la sta controllando, lui è in corsa, quindi con il braccio se la porta avanti, se la aggiusta, la palla poi va a Rabiot la tocca di nuovo, di mano anche lui, e poi arriva Vlahovic. Io la giustifico Vlahovic, perché Vlahovic non fa, qualcuno ha detto fa un Bakker, no. Vlahovic veramente ha le braccia strette, se mi puoi fare l'inquadratura, scusami Fede, perché vedete Vlahovic è in questa posizione, no? Cioè così. Non aumenta il volume, ecco, aumenta il volume, anzi prova a stringersi, e lì però, dopo che lui aveva fatto partire l'azione, lì il VAR deve tornare indietro, deve chiamare l'arbitro e deve dire guarda di questo episodio, poi dopo valutiamo anche quello di Rabiot, allora, che sono tutte e due mani. Ti faccio dire una cosa, poi faccio alcuni passaggi. L'interpretazione ufficiale non l'abbiamo, in quanto non abbiamo chiaramente la sicurezza di cosa si sono detti VAR e arbitro. L'interpretazione ufficiale, diciamo tra virgolette, fatta da colleghi arbitri che hanno parlato con i giornalisti in televisione, e che le immagini non danno la certezza, non c'è un'immagine chiara che fa vedere il tocco di braccio. Siccome non stiamo parlando di immagini viste e riviste dopo, come facciamo noi seduti tranquilli a tavolino col computer magari o con la televisione, lì nello spazio di tempo che si sono presi, che comunque di 5 minuti, non proprio due secondi, non c'è un'immagine chiara e netta del fallo di mano. Di conseguenza lì si è lasciato correre, perché non c'è un evidente e chiaro errore dell'arbitro. Queste sono le interpretazioni che vengono date. Se vi ricordate, è quello che vi dicevo io quando alla Juventus non fu fischiato quel rigore che loro volevano, ma il fallo in attacco, perché c'era stato in Coppa il tocco di mano di un difensore, vi ricorderete, con Bremer che va a saltare, chiedeva il rigore alla Juventus, non gli è stato dato, è stato dato il fallo in attacco. E ritorniamo a quell'episodio lì, perché? Perché c'è l'interpretazione del VAR. Noi non possiamo, il VAR non può intervenire in campo se non c'è un chiaro evidente errore dell'arbitro. Per esserci un chiaro evidente errore dell'arbitro, ci deve essere un'immagine chiara e evidente di qual è l'errore dell'arbitro. Se c'è un chiaro tocco di mano, di braccio, del giocatore della Juve in questo caso, la può intervenire. Se questa immagine non c'è, il VAR non può intervenire e di conseguenza l'arbitro ha lasciato correre, perché in diretta non gli è sembrato fallo, e quindi la situazione si risolve così. Mi piace? Assolutamente no. Funziona? Ancora meno. Sono d'accordo? Ancora no, è la mia risposta.
Ve lo dico perché questo è l'errore che secondo me, e ne stiamo parlando da parecchio tempo io e Francesco in televisione, di questo VAR. La tecnologia non è a sentimento. Se vogliamo tenere la tecnologia deve avere il potere decisionale delle immagini di cambiare l'opinione dell'arbitro, ma non che ci sia un'altra persona dietro al VAR che decide. L'altra persona dietro al VAR vede che c'è un episodio dubbio, chiama l'arbitro e l'arbitro va a vedere e lo va a rivedere e valuta di nuovo questa cosa. E lo deve fare anche 10 volte. Non che l'arbitro guarda e vede se ci può essere o no l'errore, se l'arbitro ha dato l'intenzione, non l'intenzione, l'interpretazione. No, non funziona così il VAR, non può funzionare così il VAR. Spegniamola a questo punto, teniamoci la tecnologia della linea di porta, teniamoci la tecnologia del fuorigioco e lasciamole andare. Ti fermo, Raff. Vai. Allora, 2 secondi perché poi già abbiamo il mister. Allora, io voglio capire 2 cose. La prima, se stanno tentando di portare la Juve, e in questo caso sono gli arbitri, perché la federazione mi è sembrata molto contraria a certe situazioni, tanto addirittura di impugnare l'ultima carta segreta e via dicendo. Poi la Lega Calcio dove vuole mirare, e con la De Siervo e con il suo presidente Casini, e poi gli arbitri che non hanno più un capo degli arbitri perché Trentalange non c'è, ma hanno solo un disegnatore. Allora, il problema è mandare il signor Mazzoleni ancora a tutela della Juve. Questo è il problema. Me ne prendo tutte le responsabilità, non ho paura di nulla su questa vicenda. Io voglio capire chi ancora mette il signor Mazzoleni, che è già in pensione da più di 2 anni, ancora a fare il VAR. Non si può andare avanti. Io ho scritto decine e decine di tweet ai colleghi del Nord, da Tancredi Palmeri, Alfredo Pedullà, c'è il collega Rossi che segue l'Inter con grande attenzione, a tutti gli altri che stanno twittando in queste ore, scandalizzandosi incredibilmente di questi falli della Juventus. Oggi vi scandalizzate? Vi dovevate scandalizzare un poco prima. Ebbene, ho scritto a tutti, perché adesso siete voi e la parte che va a seguire l'Inter, il Milan, la Roma, la Lazio, forse anche l'Atalanta, che si stanno giocando insieme alla Juventus, quindi 6 squadre insieme alla Juventus, si stanno giocando 3 posti in Champions. Allora siete voi che vi dovete indegnare, non noi, perché pure che se gli ridanno i 15 punti, ragazzi, ci fanno un baffo, perché abbiamo comunque 5 partite davanti a loro. Possiamo anche perdere qualcosa, tra virgolette, non voglio che succeda, non deve succedere, però siete voi, e io scrivevo, ribattevo, Biasin, Pedullà, Rossi e tanti altri, quell'altro, Capuano, che si stanno indignando oggi dell'ennesimo furto ai danni dell'Inter, e ieri Inzaghi lo ha detto, finalmente lo ha detto, non contro il Napoli ma contro anche la Juventus, perché sanno che gli brucia qualcosina e gli sta sprofondando il terreno sotto. Poi non lo so cosa succederà con l'inchiesta Prisma, però questa è una richiesta forte che dobbiamo fare tutti alla FIGC, alla Lega Calcio. Fateci sapere quando c'è la sentenza per i 15 punti, perché non è possibile tenere una classifica così in bilico. Allora diciamola tutta, il Napoli non dovrà festeggiare quando avrà la matematica certezza su Lazio, Inter, Milan e Roma e via dicendo, ma solo quando avrà la matematica certezza contro la Juve, perché solo così possiamo stare tranquilli, perché c'è questo rischio. Ripeto, chi è che mette il signor Mazzoleni ancora a fare il VAR? È il signor Rocchi. Ma il signor Rocchi ha un capo degli arbitri? L'AIA è commissariata? Allora, caro FIGC, caro De Siervo della Lega Calcio, ma perché non fate una domanda a Rocchi? Ma come ti permetti di mettere ancora Mazzoleni a favore della Juve?
perché questo è successo ieri, perché ieri Mazzoleni, quell'immagine, Federica faccela vedere ancora una volta, quell'immagine non la fa vedere forse al signor Chiffi, perché a Chiffi gli fa vedere solo il tocco di Rabiot dicendo che non ci sono immagini, eppure Chiffi da una foto che si vede sempre che gira su internet è posizionato benissimo per vedere quel fallo di mano di Rabiot. Allora, ribadisco il concetto, FIGC, Lega Calcio, AIA, che cosa state facendo? Avete fatto uscire la Juve dalla porta e la volete far rientrare dalla finestra? Noi non ci siamo, però, e scusatemi, chiudo, però non possiamo lottare solo noi, noi ce ne siamo andati, noi siamo così avanti che non li pensiamo proprio. E sono le testate di Milano, le testate di Roma, le testate di Bergamo che devono dire la loro, perché questo schifo va contro di loro, perché se la Juve mi arriva anche quarta toglierà un posto Champions a qualcuno, addirittura poi tutte le altre sotto, perché toglierà un posto in Europa League, toglierà un posto in Conference League, perché se stanno lì oggi sono dietro, ancora la classifica dice che non sono tra le prime di questo campionato. Poi la Juve vincerà la Coppa, vincerà, non lo so, anche su quello io l'ho sempre detto, la Juve in Coppa Italia non ci dovrebbe essere se ha avuto una squalifica, doveva non giocare quelle partite, però purtroppo io vedo che la FIGC senza la Juve trema, così fa la Lega Calcio, così fanno gli arbitri. Allora, mister Pasquale Daniello, vai con la sigletta e lo presentiamo, vai! Eccoci qua, siamo con mister Pasquale Daniello che vado a salutare mentre il nostro Diego Marino ci manda le prime pagine. Ciao, buonasera al mister, ci manda le prime pagine della, di oggi, Gazzetta, Tutto Sport e Corriere. Vabbè, il Corriere poi lo sai, fa un po' di, come dire, il Corriere si dovrebbe preoccupare della Lazio e della Roma più che altro. Mister, dopo casomai ne vogliamo pure parlare di questa situazione, ti faccio solo una domanda perché poi voglio parlare di calcio almeno per una mezz'oretta, perché così i nostri telespettatori, come dire, è come se si disintossicassero quando parliamo con te, parliamo bene di calcio, parliamo di cose belle, di azioni, di gioco e di tutto. Mi fai solo una domanda, cioè mi rispondi solo a questa domanda, ma una federazione, quella degli arbitri, che poi è un'associazione italiana arbitri, che non ha un presidente e che ha un designatore che a questo punto fa lui il capo, il capoccia, perché a questo punto Rocchi sta facendo il capoccia. Io della FIGC, è mai possibile che non gli vado a chiedere spiegazioni per quello che è successo ieri? Loro hanno la loro visione della cosa, che è diversa dai comuni mortali. Bravo. Il problema è uno solo, quello che Trentalangi aveva promesso all'epoca. Bravo. Non l'ho mantenuto. Bravissimo. Perché bastava che ieri, come si fa nel rugby, dall'auricolare l'arbitro spiegasse a tutto lo stadio perché ha dato il gol, giusta o sbagliata. Cioè poi la spiegazione può piacere o non più piacere, però in quel momento la dai. È la spiegazione di un tecnico, perché di un professionista, perché l'arbitro è il professionista della materia, e te la fai piacere. Però ti devi pigliare la responsabilità di spiegare perché hai dato il gol, perché non lo hai dato, perché è questo, perché è quello. E sarebbe molto semplice. Questa è una vecchia storia, caro mister. Vabbè, poi dopo te ne faccio un'altra di domanda su quell'immagine che abbiamo visto, perché secondo me il problema è quello, non tanto Rabiot, che è molto molto a metà, ma è quello il problema, è quell'azione di Vlahovic che porta palla avanti e quindi poi da lì parte l'azione. Allora, parliamo di calcio, ti interrogo su questa facilità di gioco di questo Napoli. Il Torino non perdeva 4-0, credo, da tantissime partite. Quest'anno Juric ha trovato una bella quadra.
Ieri ho visto dei giocatori anche interessanti in questo Torino che aveva addirittura delle assenze. Poi dopo il gol sono usciti anche un po' con la testolina fuori il sacco con quei due tiri da fuori, però poi insomma bravo Meret e quant'altro. Ma io ho visto una squadra che, come diceva prima Raffaele, sembra che giochi in pantofole, sembra che stanno, io vedo anche Issa, Lobotka, ma anche Zelischi ieri ottima partita, Di Lorenzo, che sembra che giocano come si gioca quelle partitelle sulla spiaggia a fine campionato. Sì, perché quando tu esprimi il tuo calcio perennemente, senza defiance, senza dare l'impressione di voler mollare, tu togli tutte le velleità all'avversario di essere aggressivo, pure se deve dare un calcio in più, un'entrata in più, tu la voglia gliela fai passare. E perché rischi una brutta figura, perché tu fin quando sei 0-0 e fai una brutta entrata puoi essere anche mediaticamente relativamente giustificato, ma quando poi entri in maniera scomposta oppure fai interventi plateali contro una squadra che è padrona del campo sempre e comunque, rischi anche una brutta figura proprio dal punto di vista mediatico. A me l'unica cosa dispiace questa serenità con cui gioca il Napoli, gioca contro chi entra alla fine, tipo Simeone, perché poi alla fine inevitabilmente perdi un attimino le distanze, perdi un pochino i tempi, allora io, sai, mi metto nei panni tipo il povero Cristo che entra un quarto d'ora alla fine, e gli altri hanno usufruito di una macchina perfetta mentre lui deve arrangiarsi con quello che resta, diciamo. Questo è vero. Da dove arriva questa tranquillità? Dalla consapevolezza di essere così forti? Da uno Spalletti che ormai... Io ieri, devo dire la verità, posso dire una cosa? Qualche volta, forse l'anno scorso, forse anche insieme a te, ti ricordi abbiamo criticato il mister, non criticato, la parola criticato sembra cattiva, ma prendetela sempre nell'eccezione. No, noi la usiamo letteralmente. Critica, bravo. Fare critica. Fare critica. Ti ricordi, avevamo detto... Spalletti aveva addossato qualche colpa alla squadra. Io ieri ho sentito dire loro, che infatti a un certo punto oggi, tagliando il pezzo nel TG, non riuscivo a cucire, perché sai, noi escludiamo le domande per fare il pezzo, non riuscivo a cucire quello che lui diceva con quello che poi veniva dopo, perché sembrava che il Napoli avesse perso, perché diceva, dice così, loro hanno fatto una grande partita e hanno vinto. Allora, se tu non metti il soggetto, sembra che abbia vinto il Torino. Certo. E quindi lui, non nominando il Napoli, ma dicendo loro, cioè i ragazzi, la squadra, escludendosi quasi lui, io non riuscivo a cucire, facendo i tagli, si dice, insomma, facendo i tagli per il video, che era il Napoli che era una grande squadra, che aveva fatto grandi cose e che aveva evitato anche di essere mentalmente con la testa alle nazionali, perché lui dice anche questo, Spalletti. È cambiato il mister anche in questo, cioè sta dando così grande spazio ai suoi ragazzi che gli stanno, come dire, gli stanno regalando qualcosa di eccezionale? Prendiamola a ridere, usiamo un adagio napoletano, come si dice, quando il tempo è buono ogni è marinaio. Esatto. Allora, ma noi lo sappiamo adesso, che è così, Spalletti. Lui adesso non sta facendo altro che prendersi i meriti dandoli ai ragazzi, perché poi quando tu riempi di complimenti i ragazzi per la perfezione con cui si applicano, con cui vanno a curare i dettagli, con cui non si accontentano mai, tutte queste cose qua, poi la domanda sorge spontanea: chi li ha portati a questo? Certo, vabbè, è chiaro quello. E quindi poi... in maniera meravigliosa si autocelebra senza citarsi. Infatti si auto celebra, però è il gioco delle parti, è normale così, e quindi lui adesso in questo momento lì c'è il vento dietro che tira, se lo sa prendere, bravo,
va bene così. Ti faccio una domanda prima della pubblicità da Raffaele. No, sì. Scusa, dicevi qualcosa? No, no, dicevo quello che dico sempre quando discuto con chiunque di calcio e si parla degli allenatori, dico l'allenatore c'ha una sola arma, far capire, cioè, o non far capire, dimostrare ai propri calciatori che quello che lui dice porta dei o dice o chiede di fare porta dei benefici ai calciatori stessi. Io questa cosa l'ho presa per la prima volta in esame quando qualcuno disse: ma io voglio vedere sto Sarri come ci parla con Higuain. A bocca, come c'è da fare? Allora, perché vai, si veniva da Benitez, perciò certo, se Sarri era uno sconosciuto, però se tu quello che fai, perché noi qua ci abbiamo in Italia ancora gente che va presso a Mourinho, certo, cioè sì, che, vabbè, aspettiamo quello che c'ha da dire Mourinho, e che c'ha da dire? Dice sempre le stesse cose da 10 anni. Mamma mia, veramente troppo anche. Allora dai, dimmi Raff. Raff, sì, io ho varie domande, ma no, cominciamone una perché c'è la pubblicità, poi dopo una più breve, giusto per la pubblicità. Questa sosta fa più male o più bene al Napoli? Bella, vai, era una delle domande da fare. Questa sosta non lo so, per un motivo molto semplice, che tanti andranno in nazionale. Napoli ha bisogno adesso di caricare per quello che è possibile, naturalmente, se no qualche preparatore atletico in ascolto ci piglia per scemi e c'ha ragione. Il Napoli deve gestire la condizione fisica per il prossimo turno di Champions. E che il Napoli la farà fatica. Perché troverà una squadra rinunciataria, una squadra che mirerà a fare risultato in casa. Bravo. Per poi fare la guerra al San Paolo. E perciò sono felice del... Allora, avrei voluto evitare il derby italiano, però tra le due meglio il Milan. Sì, meglio il Milan. Che l'Inter è la peggiore in assoluto, è la squadraccia per antonomasia. Bravo, bravissimo, bravissimo. Si fanno un gol in casa perché sono forti fisicamente e poi non glielo fai più perché vengono lì e hanno quella capacità di mettersi lì a fare la guerra. Sì. Napoli deve gestire solo la propria condizione fisica. Bravo, sì, no, questo mi sembra chiaro. Infatti, tra le domande c'era anche la domanda relativa alla partita di Champions, se il Milan ti piaceva, però mi trovi molto d'accordo. Il problema dell'italiano è proprio questo, che loro poi, io ti dico di più, il Milan punterà ad arrivare ai calci di rigore perché ha un portiere che potrebbe salvarli ai calci di rigore. Il Napoli, questo poi mister ne riparliamo, ma ne dovremo parlare forse un po' più avanti, io credo che il Napoli e Spalletti debbano lavorare sui calci di rigore. Poi mi dici se quello di Kvara e di Zielinski, gli ultimi due, sono stati tirati bene. Centrali forti sì, però troppo centrali. Ne parliamo fra un po', pubblicità. Eccoci tornati, Raffaele D'Antonio con me, mister Daniello collegato, scriveteci al 342 38 12 922 anche per eventuali domande al nostro mister. Danny scrive: caro direttore, ieri nel post partite voi e Cesare avevate fatto i conti senza l'host, cioè la vittoria della Juventus, che non intaccherà il nostro cammino ma ritarderà la matematica e la possibilità di fare turnover. Il mister non ci sente su questo, e qua ti chiamo in causa. Uno sui calci di rigore, ieri però devo dire la verità, a un certo punto io sono stato contento perché ha fatto un po' di turnover anche prima, perché era il 65 4-0. No, aspetta, era il 3, eravamo sul 3 perché poi Dombélé entra e segna, però insomma mi ha fatto piacere anche che è entrato Gaetano nella parte finale. A un certo punto io ho visto Østergaard, devo dire la verità, eravamo io e Cesare, ah, meno male, cambia, sta uscendo Kim, alziamo gli occhi e esce Rachmani. E io dico, ma come, quello è ammonito, Rachmani sta giocando una partita spettacolare, mi fai uscire il povero Rach. Va bene la posizione di Østergaard, va bene gli automatismi, ma se poi ci ammonivano Kim, con chi ce la pigliavamo?
Io questo non lo so, però ci stanno, no, ci stanno delle. Allora, guardate, c'è stata un'occasione in cui la palla è arrivata dove c'era Kim ha alzato le mani, cioè, ricordate, andavamo bambini che diceva mani in alto, questa è una rapina. Bravo, esatto. Sì, ha alzato le mani proprio per dire non ti, prima del tempo all'arbitro non ti inventa niente. Ragazzi, Esatto. a volte sei talmente padrone di quello che ti sta succedendo. Cioè, noi dobbiamo essere felici di una cosa del genere. Noi siamo talmente padroni del nostro destino che non ci è mai capitato, cioè, nemmeno nell'epoca di Diego abbiamo avuto la possibilità di essere padroni del nostro destino. Bravissimo. Quindi, gli possiamo appuntare. Io, diciamo, da fuori voglio fare il tifoso per un attimo, avrei fatto tutti i cambi 10 minuti prima. Anche, Sì, sì. decisamente. No, però Ma stiamo rispondimi su andando. Kim. Allora, su Østergaard entra perché Rachmani è nella sua posizione, cioè fanno, come dire. Può essere anche che, ragazzi, non ci dimentichiamo che Rachmani, a differenza di Kim, viene da infortuni muscolari. Ma pure Kim ce l'aveva, Ma non no? ha mai riposato Kim Rachmani, c'aveva amico. pure il polpaccio. Ma Kim è un'altra macchina, ragazzi. Cioè, ragazzi, la gente dell'est del mondo e quelli del sud del mondo, dal punto di vista muscolare, sono altre macchine. E questo poi da qua, poi magari se allarghiamo, dovremmo fare una trasmissione di carattere geopolitico che Geopolitico, sì. durerebbe due anni. La facciamo. No, ma perché se l'est del mondo si occidentalizza, per usare un termine moderno, o il sud del mondo si civilizza, noi diventiamo il satellite del mondo, perché dal punto di Certo. vista strutturale sono altre macchine. Certo, Quindi assolutamente. ci stanno da gestire determinate dinamiche, magari Rachmani aveva accusato un po' di Un po' stanchezza di stanchezza, certo. Poi rispetto a Kim, guardate che lui c'ha un pizzichino di massa grassa in più, che non significa che è grasso. No, 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 la massa è diversa, sì. Quello è un indice particolare. Allora magari, io non lo so, questo sto andando per ipotesi, magari pure il dare il segnale dove Rachmani è il sostituto, cioè Østergaard è il sostituto di Rachmani, Juan Jesus è quello di quello di Kim. Tante di quelle cose, magari dal lato dove giocava Rachmani ci poteva essere uno più pericoloso, allora evitavamo di fargli strappare troppo nel rincorrere l'avversario. Tante di quelle cose. Io penso che adesso ci dobbiamo preoccupare di quello che ha detto prima Raffaele, la questione della sosta, il Napoli come potrà gestire la questione atletica, la forma fisica per affrontare i prossimi impegni importanti. Per quanto riguarda i rigori, un conto è calciare un calcio di rigore, Ecco, un come conto è l'hai andare visto i calci di rigore? a calciare. No, ma i tiri di rigore sono diversi. Il rigore è una questione di serenità, di Perciò. abitudine. Perché quando vai a calciare il rigore in Torino-Napoli, dove se giochi un quarto d'ora gli fai 4 gol, lo Bravo. può tirare pure l'amico nostro Tommaso Starace. Bravo. Certo, assolutamente. Quando in un quarto di Champions tu sei più forte, perché la cosa grave, ragazzi, qual è? Se vai, e ce lo auguriamo, se vai in finale Real Madrid-Napoli e vai ai rigori, tu sai che sei arrivato in finale di Champions con il Real Madrid, Ai rigori. paradossalmente sei più sereno, Ah, quello è vero, quello è vero, quello è perché vero. hanno tutto da perdere loro. Certo, quello sì. Ma quando vai ai quarti di finale contro una squadra che tu per 9 mesi hai dimostrato di essere nettamente superiore e arrivi ai rigori, sei tu quello che c'ha da perdere. Assolutamente. E io perciò ti dico, per me devono cominciare a tirare i calci di rigore, eh. Cioè, io credo dobbiamo trovarne 5, se non addirittura 6,
Io in questo momento, se tu mi chiedi sei rigoristi del Napoli, non li trovo, perché sì, Kvara, Politano, Osimhen... Ce ne vogliono almeno sette, perché di questi cinque, no, perché di questi cinque tu li sostituisci due. Potrebbe essere, quindi almeno. Diciamo, potrebbe essere bravo, anche sette. Quindi diciamo... Ragazzi, lì è un terno all'otto. Io sono abituato a dire... Io qualche tempo fa, parlando con voi, dissi i calci di rigore sono una questione di serenità e di calma. Chi è che è l'emblema della calma olimpica nel Napoli? È Lobotka. Ha sbagliato il rigore con la Cremonese. Perciò ti dico. Ragazzi, ci possiamo allenare quanto vogliamo. Tu puoi tirare in allenamento, puoi tirare 10. Allora, ragazzi, io se oggi a 46 anni, se vado a tirare 10 rigori in allenamento, io ne metto 9 all'incrocio. No, però sto in allenamento e non conta niente. Quando devi andare a calciare, rigorata cambia la scena. Allora ti alleni o non ti alleni? Lì non è una questione di piede o di saperlo calciare. Infatti, se ci fate caso, gli allenatori esperti, sapete a chi si affidano quando le cose si mettono male? Ai difensori. Perché i difensori non vanno per il sottile. Bravo, buttano la palla dentro, come dire, come viene, come si suol dire. Poi vedete che ha fatto Ibra l'altro giorno. È partito, ha cacciato il rigore, gliel'ha parato. Il secondo l'ha calciato come quelli del dopolavoro ferroviario. Ha tirato una mazzata, chi si è visto si è visto. E quella è Ibrahimovic, eh? Sì, sì. No, non una qualunque. Senti, ma come li hai visti i due rigori tu? Io per me, insomma, è chiaro che abbiamo segnato, quindi va bene tutto. Ieri sentivo i commentatori che dicevano l'ha tirato bene, l'ha tirato a mezza altezza. Però là, se i portieri rimangono fermo, sia quello che abbiamo segnato con il gol di Zielinski che quello di ieri di Kvara, se rimangono fermi i portieri, non dico lo prendono, ma quasi. Se si buttano bene parano anche quando lo angoli. No, il rigore so, è così, chiaro. Devi... Però no, sai, quel uno tiro contro lì, uno. Quel tiro lì, se lo capisci che ti sta tirando centrale, quando lo angoli, la palla lo sai, devi essere no, bravo certo, veramente. Certo, ma certo. Quando, come si dice a Napoli, ti cogliene. Cioè, capito? O no, non lo so, ma sbaglio. Lì è il gioco delle parti, perché certo. La bravura di Kvara è quella di calciare con la stessa dinamica se lo calci angolato, non ha tirato forte, perché il problema, sai qual è? È che se tiri troppo forte è come se tirassi troppo presto, esatto, perché non dai il tempo al portiere di stendere di buttarsi. Allora, se lui lo ha guardato con la coda dell'occhio, bene così, perché vuol dire che è stato padrone del tutto. Se invece lui c'aveva testa a terra, allora c'è da... e questo non lo sapremo mai. Perché io questo ho cercato ieri di guardare dalla telecamera laterale e non si riesce a vedere. Però vi ripeto, è inutile fasciarsi la testa prima di rompercela, perché se dovessimo arrivare ai rigori, quello che conta è come ci arrivi mentalmente. Una cosa però non dobbiamo dimenticarci. Noi abbiamo vinto una Coppa Italia all'ultima volta ai rigori, invece sì, quello importa, sì. Quello, anche la Supercoppa che... abbiamo vinto ai rigori, no? Pure la Supercoppa, sì, la Supercoppa sì. È una Coppa Italia, sì, quella là. Però con io parlo Gattuso, l'ultima parlo quella con Gattuso. Ragazzi, Meretta ha parato 3 rigori in quelle. Sì, sì, no, certo, poi no, perché Meretta... sai cos'è? Perché Maignan è uno bravo. Sì, sì, dicevo prima, sì, ok, però c'è un fatto. Come vale, sai cos'è Raffaele? Come vale per i calci di rigore, per chi tira, vale anche per i tiri di rigore. Certo. Chi para. Giustamente qualcuno, qualche telespettatore, dice, mister, che sta dicendo due volte la stessa cosa. No, mi no. Permetto di... Perché i calci di rigore sono quelli durante una partita. I tiri di rigore sono quando il tempo è finito e vai a tirare i rigori. E vai solo a tirare i rigori. Bravo. Un portiere che deve parare un rigore durante una partita è un conto. Vi dico una stupidaggine, ci stanno portieri che sembrano dei fenomeni. Perché magari sui tiri di rigore ne parano 3 su 5. A volte sapete perché capita? Perché il portiere sa
che dall'altra parte c'ha poca gente che sceglie il lato alla fine, ma magari lo fa prima. Lo fa prima, sì. Per la legge dei grandi numeri, sapete che fanno? Si buttano 5 volte allo stesso lato. Qualcuno dice si può arriverà di là. Se ne becco uno o ne becco due, e i miei amici, i miei compagni fanno tutti i gol, mi sono qualificato. Si sono qualificato, bravo. Vabbè, vabbè, vabbè. Bravo, bravo, sempre il mister che ci dà queste spiegazioni concrete, soprattutto chiare. Allora, noi fra poco, con l'aiuto anche di Federica in regia, ci proviamo a collegare un attimino anche con Michele Bellame su Skype, perché Michele Bellame è andato a seguire questa bella manifestazione con la presentazione del libro di Katia Serra, Una vita in fuorigioco, dove ci sono anche inviati della RAI, il nostro amico Gianfranco Coppola, presidente dell'USSI, insomma tanti colleghi, e quindi fra poco proviamo a collegarci con lui. Mister, ti chiedo invece la partita col Torino, dicevamo 2-0 il primo tempo, è arrivato il terzo gol bellissimo. Ieri ancora una volta Spalletti ha elogiato il lavoro di Di Lorenzo. Io a un certo punto, dimmi se sto sbagliando, a me sembrava che giocavamo a tre in difesa, poi non so dove erano gli altri, però soprattutto quando è uscito poi Osimhen, perché ho visto Di Lorenzo che stava a centrocampo, Østigard molto spostato su questo lato, quasi a venire al posto di Di Lorenzo, tranne che, tanto che a un certo punto io ho visto Elmas dover ritornare velocemente perché Di Lorenzo era, non dico fermo a centrocampo, ma un po' statico a centrocampo. Non lo so, cioè, hai notato qualcosa? Sono delle idee o sono dei momenti che capitano? No, diciamo che Di Lorenzo, per usare un'espressione napoletana, non meglio che non la dico perché sarebbe volgare, la dico in italiano, quando non c'è il gatto i topi ballano. Esatto, sì. Perché quella cosa... il maestro, come si dice a Napoli, must è Mario Rui. Sì, infatti. Quando non c'è Mario Rui, Di Lorenzo se ne viene bene. Bravo, fais. E infatti ci fate caso che chi butta il sangue perché deve rimanere in linea con gli altri tre è quel povero Cristo di Oliveira, che è un cane in gabbia. Sì, che vorrebbe fare perché, di più, esatto. Perché Oliveira, ragazzi, non gliene frega niente di giocare la palla. Sì, lo fa. Oliveira vuole correre. Cioè, vedete, lui è andato ad attaccare la profondità sul tacco di Kvara. Era un bimbo a Luna Park. Cioè, lui prova proprio piacere fisico quando deve andare lì a crossare, deve andare lì a mettere la palla. Cioè, e questa è la forza del Napoli, avere due terzini completamente diversi. Sì. Il giorno in cui il Napoli troverà l'Oliveira del lato di Lorenzo, diventa quasi una macchina perfetta. Sì, no, vabbè, ma poi figurati. A noi fondamentalmente ne mancano due. No, intanto Oliveira ha segnato anche lui con la Cremonese, ha segnato anche lui, quindi diciamo solo Mario Rui. E lo botta. Lo Botka ha segnato a Verona, segnato a Verona, quando si tolsero tutti davanti. Cioè, è incredibile, ragazzi. Abbiamo segnato, cioè, ieri il gol a me Dombele mi fa morire. Mister, io non lo so. A me Dombele con quelle gambe, con quei bravi, no, si muove tutto. No, cioè, è pazzo. È pazzo. Bravo, è fantastico. No, ma uno che fa un bel gol del genere a Torino con uno stadio tutto azzurro, sì. E lui sembrava quei pensionati, i pensionati che stanno davanti ai lavori stradali a controllare. Cioè, lui è pazzo, è piacevolmente pazzo. È piacevolmente pazzo. Allora, regia, ti chiedo un aiuto perché vorrei capire se c'è Michele. Sì, no, era per capire perché lui mi dice che è collegato, quindi vediamo un attimo. Ok, stiamo risolvendo in modo che abbiamo ancora qualche minuto con il mister e poi dopo proviamo ad andare anche da Michele Bellam.
quest'altro. Raff, ce l'hai sicuramente un'altra domanda, se vuoi al... ne avevo parecchie prima, ma a questo punto... Ce le siamo giocate. Sì, ce le siamo giocate parecchie. A questo punto, come affronti il Milan nel confronto campionato-champion? Già ti stai allungando, vabbè, te la passo perché... Francesca, che dobbiamo dire? Perché fra poco non sappiamo cosa... No, io questi 15 giorni per me sono ammazzata in fronte, ve lo dico. Vabbè, vai. Il mister non c'è tutti i giorni. Lo so. Il problema, Raffaele, è il nostro, tutto nostro. Perché tu non puoi cambiare, cioè tu non è che adegui la tua squadra al Milan e non puoi nasconderti, non puoi dare delle varianti al tema, perché tu hai costruito quello che hai oggi sulla tua identità. Il problema è che cosa si inventeranno loro per limitarti. La differenza sarà sostanziale su una cosa. Esempio, la partita che ha fatto l'Inter con il Napoli a livello Europa non la puoi fare, perché se vanno a fare doccia due tiri di loro i primi 20 minuti. Bravissimo, soprattutto per i falli. Allora già cambia questa cosa. Sembra paradossale, in Europa si fischia di meno, ma quando si fischia... Si fischia, bravo. Ti vai a fare la doccia. E questo è il problema. Allora, Raffaele, io penso una sola cosa. Il Napoli deve, non lo so come si fa, perché non lo voglio fare il tifoso, non lo so, non lo voglio sapere, non mi interessa. Napoli deve preoccuparsi di far arrivare Lobotka, Anghissà, Cavara e Osimhen nelle migliori condizioni possibili nel doppio confronto col Milan. Perché ragazzi, ieri Anghissà camminava. Cioè nel senso che, attenzione, il camminava non significa non ce la faceva stare in piedi o non stava bene o ha giocato male. Perché il camminava, ragazzi, quanti palloni ha perso Anghissà perché ha pensato un attimino in più, l'ha tenuta nei piedi, poi ha dovuto aggredire l'avversario. Recuperarla, sì. Quella è mancanza di lucidità. Quello non te lo puoi permettere in un doppio confronto. Allora, il Napoli deve essere bravo a portare questi al lucido, devono stare al lucido, perché in questo momento sono quelli che muovono gli equilibri. I quattro dietro, chi gioca gioca, ragazzi, hanno una cattiveria negli ultimi tempi che se vengono appena appena assistiti da quelli davanti che fanno un minimo di filtro, il Napoli può prendere gol solo quando cada di intensità e di concentrazione, considerando che in un doppio confronto di Champions non puoi mai calare di concentrazione. No. Quindi ti viene naturale stare a 1000 all'ora. No, infatti. Quando il Napoli sta a 1000 all'ora, il gol non lo prende mai. Senti, però mi rispondi sulla questione fisica. È chiaro che, come dicevi tu, non lo sappiamo, non lo sapremo. Speriamo che non succeda nulla durante la nazionale. Dio aiutaci, perché veramente su questo... Amen. È la mia preoccupazione, casomai, ecco, Kim che va a giocare in Corea, quell'altro che va di qua, quell'altro che va di là, ma anche gli italiani. Ragazzi, l'Italia c'è una partita importante con l'Inghilterra, io credo che Di Lorenzo giochi, non so Politano, non so Meret, ma comunque Di Lorenzo gioca. Quindi Lorenzo gioca al 100%. Pertanto, esatto, allora, ok. Quindi così, allora mi auguro soprattutto, però la condizione fisica, cioè Spalletti ha lavorato tanto durante il mondiale per arrivare a quella partita con l'Inter, l'abbiamo sacrificata, poi è stato un crescendo rossiniano. Hai paura che il Napoli tocchi un picco e dopo il picco lo sai che c'è, potrebbe esserci una leggera discesa? I carichi di lavoro hanno due termini tecnici, ma manco tanto, che sono i macrocicli e i microcicli. Ok. Napoli il primo macrociclo lo ha chiuso. Non so come si organizzeranno, ripeto, perché non lo posso sapere. No, perciò io non è che infatti... Adesso penso che fino alla fine loro gestiranno una serie di microcicli.
Io la cosa che diciamo prima ho fatto i debiti scongiuri è proprio quella che hai detto tu. Io sono abituato con un genitore che quando ero piccolo e andavo a fare i tornei all'estero, tutti quanti chiamavano dopo 5 secondi che erano arrivati all'estero, io chiamavo dopo 3 giorni. Bah. E tutti dicevano a mia mamma, dicevano, ma questo non chiama, e mia mamma diceva, ma che le notizie brutte dalla televisione. Quindi se non mi chiamo vuol dire che sta bene, se vanno in nazionale non succede niente, noi siamo in grazia di Dio. Sì, sì, no, quello sicuramente. No, io avevo paura del, pure del picco, no? Quando c'era il Covid parlavamo del picco dell'influenza, poi c'era quella parte che la chiamavano, che insomma che era stabile e poi scendeva. La forma del Napoli è ancora, deve arrivare al picco o c'è arrivata al picco? Sono cambiate un poco le dinamiche rispetto a prima, perché quest'anno la sosta è stata troppo netta. Sì. Quindi più che arrivare, magari i picchi massimi sono diversi quest'anno rispetto a prima. Magari ci sarà qualche levissima flessione, però magari non sarà così repentina. Quindi perciò il Napoli deve essere bravo in questo momento. C'è il plateau, a preoccuparsi, il Napoli deve essere bravo a gestire la Champions. È inutile che giriamo tanto intorno. In questo momento storico mettiamo da parte il record di punti in campionato, se festeggiamo il 23 aprile a Torino, la settimana dopo. Il Napoli può fare la storia, e la storia non sono i 91 punti o i 96 o i 100 punti, la storia è che se quest'anno superi il turno ti trovi nelle prime 4 d'Europa, e le altre l'anno prossimo ti devono venire più al numero di targa, perché sempre i vostri colleghi illustri quando dicono 3 squadre italiane arrivate, il calcio italiano, 2 ci sono arrivate, lo diciamo in maniera molto indigena, fischi e pernacchie, mister Pastore e Pignolo, ci aggiungo. Bravo. Che fischi e pernacchie proprio, vabbè, ti capisco assolutamente. Io ti voglio dire 2 cose, vai veloce, aspetta, sì. Allora facciamo una cosa, Michele ci sta? Allora fatemi soltanto fare un saluto a Michele Bellame, che dovrebbe essere al Gold Tower Hotel per questa bella manifestazione con il libro. Ecco, lo vedo il nostro Michele Bellame, non so se ci sente. Michele, ci senti? Sì, ci senti, ok. Ma non è iniziata ancora? Non è iniziata ancora o è iniziata? No, sta per iniziare, però io sono fuori la sala, perché chiaramente si sta affollando. Ma riesci a fare un'incursione con Gianfranco Coppola oppure no? Ci proviamo un attimino. È complicato. Lo so che è complicato, vediamo se ci riesci, tipo Iena, e quindi vediamo se ci fai. Allora ricordiamo che c'è la presentazione. Allora, io adesso giro la ripresa così. Bravo, dai, così puoi parlare e farci vedere. Anche perché allora, voi mi ecco conoscete. Qua. Però non è iniziato, questo già è una buona notizia. No, davanti vedo a me, come vedi, c'è la collega Rolandi della Rai, quella lì vestita di rosa, che sta. E Katia Serra, Katia Serra che presenta Katia il libro. Serra. Ma già hanno fatto delle interviste, non lo so. Mi sembra di no. Mi sembra di no. Allora, stanno andando verso diciamo quello che è il palco, questa bella iniziativa, la presentazione di questo libro al Gold Tower Hotel. Vedo che ti stai incuneando, non credo che riesci. Vedo Gianfrancone Coppola lì, che penso che ci sta andando a sedere, però. Quindi non che penso è di spalle che sta parlando con la moderatrice Sabrina Uccello. Sì, Sabrina Uccello, la collega Sabrina Uccello. Lì con la telecamera mi sembra sia per Paolo Petino. Sì, sì. No, vedi se riesci a arrivare. Guarda, se vai a fare proprio una. Prova a fare un'incursione, dai, vedi se ci. Provaci, vediamo. Bellame. Fai il nome di Molara. Esatto, fai il nome di Molara così ti picchiano. Vai, vedi ecco. Un po' se riesci. Alza sta telecamera. Eccolo Gianfrancone, digli in diretta con Molaro, diglielo proprio così, senza pensarci. Siamo in diretta a Teleclip Italia.
con Molaro, con Molaro, devi dire Molaro, faccelo vedere. Ecco, grande Gianfranco, grande Gianfranco. Allora, fagli una domanda, di che cosa si parla? Dai, dai. Di che cosa si parla? Mi stanno chiedendo dallo studio, magari ci fa una sintesi prima che inizia la conferenza. Ma questo è un bel convegno, secondo me interessante, perché intanto l'Italia in Italia da noi dobbiamo fare anche un po' formazione, analisi, racconto. Qui ci raccontiamo con varie testimonianze, da Simona Rolando a Casa Serra, a calciatrici che hanno vissuto in due campionati, italiano e inglese a livello femminile. Gira il volto verso di là, gira il volto verso di là. Bene, gira il volto di là, va bene, grazie, grazie a Gianfranco Coppola. Ti devi girare dall'altro lato perché credo che la cuffia che ti aiuta è quella di sinistra. Vabbè, comunque ci stai facendo rivedere, abbiamo visto Gianfranco Coppola che ci ha presentato questo convegno. Allora facciamo una cosa, io devo andare in pubblicità, devo andare a salutare mister Daniello, quindi rimani là, ci ricolleghiamo fra una decina di minuti, dai, ci racconti un po' quello che sta succedendo, ok? Va bene, grazie. Allora, due domande al volo, due risposte al volo, così salutiamo il mister e andiamo in pubblicità, vai. Sì, la prima era sulla condizione fisica che secondo me è già calante. Ci sono alcuni giocatori che stanno facendo più fatica di altri. Abbiamo detto anche Isak, è un esempio, ma io non credo sia l'unico. E la domanda è: non si possono sostituire anche Lobotka. No, la mia domanda è: non si può sostituire dal primo minuto, non si può provare, non dico tutti assieme, ovviamente, ma magari ieri con il Torino giocava dal primo minuto Ndombele. E se serviva, entrava anche Isak. La condizione fisica non la migliori non giocando, cioè la condizione fisica devi stare attento quando sei stanco a non incappare in infortuni, ma non facendolo giocare, non è che uno lo fai riposare sta meglio. La differenza, Raffaele, è come ti alleni. Sembra paradossale, quando stai bene fisicamente devi spingere sempre di più. Quando stai male, per essere più brillante, quando sei in fase calante, devi prima andare sulla brillantezza. Quindi allenamenti meno pesanti, esatto, meno sostanziosi. Ti rimetti bene fisicamente, poi ricominci a spingere. Però quando spingi, la prima settimana paghi. Quello che succede. Paghi la pesantezza. Perché oggi tu lavori di incameramento aerobico, non ne puoi fare più. No. Puoi lavorare solo sulla forza. E il Napoli, ragazzi, ha bisogno di forza. Che Napoli è una squadra che gioca continuamente in avanzamento. Sì. Non è una squadra d'attesa. La squadra che chiude le traiettorie di passaggio e si mette tutti dietro, ad esempio come la Juventus... Quella è una squadra che ha bisogno di stare bene dal punto di vista aerobico, perché deve correre tutta la partita. Bravo. Il Napoli ha bisogno di andare ad attaccare e di aggredire. Il Napoli corre meno metri, ma ha una velocità superiore. Quindi ha bisogno di più forza. Vero, benissimo. Quindi ultima, dai. La gestione è ancora più complicata. Sì, la gestione è complicata. Ultimissima, se ce l'avevi? No, era, no, era questo. Ok, perfetto. Dire. Allora, mister, grazie come al solito, ti abbiamo rubato anche qualche minuto in più, ma ci rivediamo presto, anche perché con la sosta comunque ti richiamerò la prossima settimana, vediamo di fare una puntata un po' tematica. Grazie come al solito e buon lavoro. Ciao, mister. Ciao, mister. Grazie, a proposito, so che ormai stai facendo anche la palla a volo, cioè, visto, ormai Rabiot può venire a giocare con te e con la tua compagna a palla a volo. Mi sembra ragazzi, che faccia femminile, però. Lo so, ma Rabiot un team sempre mio. Cioè, tanto Rabiot c'ha i capelli lunghi, si può mischiare. Questa è cattiva. Vedete, è cambiato lo scenario?
mi ha cacciato perché lei sta facendo il corso allenatrice online. Ah, t'ha cacciato. Ah, bravo, vedi. Ha detto vattene al piano di sopra e soprattutto non alzare la voce che dai fastidio. Ah, ecco, l'abbiamo sentito. Grande mister, sei grande. Vabbè, salutacela. Ciao, 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 grazie, ciao, mister. Ciao, grazie al nostro mister Pasquale Daniello. Pubblicità. Ragazzi, dobbiamo andare in pubblicità. Poi Federica andiamo da, ci picchia. Come... Poi andiamo da Bellame. Mister Daniele, fra poco ci ricollegheremo con il Gold Tower Hotel dove c'è in corso la presentazione del libro di Katia Serra con colleghi, amici, ho visto Gianluca Monti della Gazzetta, ho visto altri colleghi che erano in giro, ci faremo raccontare ancora un po' cosa succede al Gold Tower Hotel da Michele Bellame. Io direi di aprire le linee con l'aiuto di Federica, intanto leggo già qualche messaggio che è arrivato al 342 38 12 922. Allora, buon pomeriggio. Sacchi, che non è certo un tifoso del Napoli, ha detto che il Napoli ha portato qualcosa di nuovo al calcio. A mio avviso un nuovo calcio totale come quello dell'Ajax, con più velocità, palleggio, aggressività e recupero palla nei 9 secondi. Questo era Angelo. Poi Peppe. Buonasera Francesco, Mazzoleni ha colpito ancora, a questo punto avrei una proposta da fare, perché non intitolare lo stadio della Juve proprio a Mazzoleni. Beh, penso che dovrebbero farlo. Allora Rosario, ciao Francesco, un saluto a tutti, voglio chiedere al mister se i ricordi si battono come ha tirato il Giorgiano, e gliel'abbiamo chiesto, lo sa, più o meno abbiamo capito un po' la differenza tra il tiro di rigore e il calcio di rigore. Buon pomeriggio direttore, sono Ciro da Ercolano, si ricordi che gli mandai un messaggio sulla Juventus che da quando hanno avuto la penalizzazione le stanno vincendo tutte, io le chiesi che messaggio stanno facendo passare, Ciro, sempre il solito, che quando loro poi vengono colpiti qualcun altro li aiuti, ragazzi, li aiuta. Il problema è proprio questo, sono usciti dalla porta, li hanno fatto uscire dalla porta, stanno rientrando dalla finestra, questo è il problema. Francesco, mi sorprende che tu sia sorpreso. No, no, dire no, la ma verità. Non sono sorpreso, però qualcuno deve fermare questa storia o no? Francesco, cioè, allora, fosse vero, e lasciamo un dubbio che forse non in tanti hanno, di tutto quello che hanno fatto, stiamo parlando di una squadra che viene in questo momento processata per ragioni economiche, perché hanno fatto troppo grande quello che tanti fanno sicuramente, ma che hanno fatto per anni, ma tutto il resto niente per nessuno. Cioè, ancora io leggo articoli di giornale, siti eccetera, dove non è chiara la posizione di tutti in questa vicenda. In che senso tutti? Io ti parlo di Lega, AIA, FGC e chi per loro. Cosa ne pensate voi della Juventus? Cioè, il processo che sta per arrivare alla Juventus, il processo che è arrivato alla Juventus, cosa ha portato alla Juventus a parte meno 15 punti? Che cosa è cambiato rispetto a 5 mesi fa all'interno del mondo politico sportivo, chiaramente? Niente, assolutamente niente. La Juventus è uguale a quella che era prima, sono cambiati i punti in classifica e sono cambiati i dirigenti, perché chiaramente si doveva dimettere tutto il CDA, Agnelli e compagnia bella, per evitare ulteriori e più pesanti accuse alle loro persone personali, non alla Juventus in quanto tale. Quindi io non sono sorpreso di niente. Io, ti ricorderai, ero venerdì qua in trasmissione con te e ti dicevo che la Juve sarebbe arrivata in Champions e che probabilmente sarebbe arrivata da seconda in Champions, tolti i 15 punti. Perché io non mi aspetto niente di meno. E con l'andare dei giorni, con l'andare delle sentenze, con il rincorrersi delle notizie, ho paura pure per il nuovo filone, ben più problematico del primo, perché non è più sportivo ma si va a occupare della Juventus in quanto società per azioni, dove tutto quello che è stato fatto è ancora più grave rispetto a quello che è nella parte sportiva, e ho paura che pure là si risolverà in un nulla di fatto, perché se ti ricorderai pure Calciopoli doveva essere una mazzata infinita rispetto a quello che era successo. E non lo fu. Non lo fu, furono 10-15 punti in meno e una retrocessione in Serie B che si tradusse in un nulla di fatto. Però un annetto in B se l'hanno fatta, almeno Francesco, quello. Ma dopo 8 anni che ci hanno messo per risalire, sono fatti 10 campionati di fila da prima in classifica, Dominando...
lungo e largo su tutto quello che abbiamo discusso, Mazzoleni è di quel periodo là. Come no. Allora, andiamo un attimino al telefono, poi da Bellame, quindi chiedo anche a Federica di ricollegarti con Michele. Andiamo un attimino al telefono, pronto? Pronto? Pronto. Sì, chi è? Jenny. Ciao Francesco. Ciao Jenny, buonasera a te, dimmi tutto, come buonasera l'hai vista? A te, un saluto anche a Raffaele. Ciao Jenny. Ma come l'ho vista? No, parliamo di questa facilità di gioco di questo Napoli, perché quando io scrivo semplicemente straordinari voglio andare a colpire la facilità di gioco, cioè lo chiedevamo prima a mister Daniello, no? Questo fatto che, lo diceva anche Raffaele, quasi sì, di andare in pantofole a trovare 4 gol a Torino, che voglio dire non è l'ultima delle squadre. Cioè, quando ci stai con la testa ci stai con tutto, no? In qualsiasi settore, in qualsiasi ambito, non dico questo, cioè, che i calciatori non siano forti, anzi, perché cioè, è una squadra, il Napoli, che sta dominando, ma si è creato, come dissi l'altra volta, un'alchimia che non si ripeterà più nella storia del calcio. Quindi poi lascia stare che si sono scoperti dei talenti che nessuno si aspettava, come Kvara, che a me a tratti mi ricorda, non voglio usare paragoni un po' perché non ho vissuto nemmeno quell'epoca, ma tu anche non l'avrai vissuta nemmeno tu se non erro, ma comunque credo che il paragone ci sia un po'. George Best, George Best no, io non l'ho vissuto. Però da quello che abbiamo visto le immagini, l'altra volta ci fece vedere Paolo, sono veramente incredibili e assomiglia tantissimo. Per me in questo momento quello che più ho visto somigliante è proprio George Best. Io credo comunque che siano calciatori destinati ancora a crescere e a migliorare. È l'unica cosa, una nota dolente solo che posso denotare, spero che rimangano, perché dinanzi a offerte rinunciabili chiunque li cederebbe. Per adesso godiamoci il momento, però credo che si voglia portare un progetto a lungo andare, poi ne parleremo, perché c'è da parlare un progetto a lungo termine, che essendo anche calciatori giovani credo che debbano restare. Non siamo comunque una squadra che deve sempre per forza vendere, come è successo nel passato. Tatticamente non c'è stata partita ieri e il Torino comunque ha giocato, non è che si è difeso, ha cercato di fare la partita, non è che si è difeso. Certo, no, il Torino, Francia, io Torino sì, volevo parlare un po' e sapere anche cosa ne pensi degli striscioni che ci sono stati in settimana, che sono stato il primo a filmarli e a documentarli. Ma lasciamo stare questo, cioè cosa ne pensi tu, sei schierato pro presidente, pro tifosi, perché vengono messi questi striscioni, perché De Laurentiis possa fare delle affermazioni un po' forti, cosa ne pensi di tutto ciò? Jenny, è un terreno minato, mi sono un po' espresso proprio nella giornata degli striscioni e ho detto che da un lato le curve hanno voluto mandare un segnale, soprattutto la curva A al questore e al prefetto. Questore e prefetto che non mi sono piaciuti in quella conferenza stampa di giovedì mattina, e stiamo parlando di ragazzi 4 giorni fa. E dall'altro lato è chiaro che gli attacchi forti, così forti al presidente, in questo momento li avrei evitati. È chiaro che anche De Laurentiis ha fatto le sue uscite, ma De Laurentiis lo conosciamo. Io mi auguravo che De Laurentiis non parlasse, però ha parlato e lo sapete, poi quella è come una reazione a catena, che parla uno, poi parla un altro, poi ci sono gli striscioni, poi succede quello. Ripeto, tutto gestito male dalle forze dell'ordine. Io mi dispiace, mi sono arrabbiato, perché per me questore e prefetto
hanno sbagliato, non appunto posso... rifaccio la seconda, un'altra domanda, sì, non sì. critica adesso anche giovedì ci saranno i seguenti problemi, visto che verranno no, ma infatti ti dico che stasera, anzi fra pochissimo alle 18 c'è una questo lo so, c'è una riunione, però dell'ordine tu si dice pubblico. A Napoli sempre quello vecchio ha detto, scusami che ti interrompo, ho pa rubato li mettere gli infissi, e no? Porte non si poteva però... prevenire prima sì, o qualcosa sì, Jenny, però c'è qualcosa che non ha funzionato e non ha funzionato, io poi là sono d'accordo con De Laurentiis e sono d'accordo anche con il sindaco quando dice la UEFA è assente, perché la UEFA non può lasciare le città, non le società, le città in balia di questi facinorosi, perché ripeto, i tedeschi sono venuti anche di più di quei 400 che hanno fatto casino. Ma questo non si sapeva, perché i tifosi del Lime andarono in 40.000 a Barcellona. Bravo, perciò, ma era tutta brava gente, io li ho visti, c'erano persone normali, c'erano persone tranquille, c'era gente... Io a De Laurentiis posso imputargli solo il fatto, non so, perché delle striscioni che lui abbia detto qualcosa, magari il fatto che i tifosi del Napoli... hanno scelto per difendere la città, in questo non entro in merito, sono faccende loro e tutto, però fa male alla città vedere fa a molto volte male alla città, e rovinare una festa, perché siamo primi, dovremmo esatto. goderci il calcio del Napoli che è il migliore attualmente calcio in Europa, dovremmo goderci la miglior tifoseria e non farci la guerra fra noi, fra presidente e tifosi, quindi anche De Laurentiis che quando ogni volta apre la bocca fa sempre casini, dovrebbe essere un po' più pagato, perché non schierarsi contro i tifosi, diciamo, è bene evitare magari le frange violente, non farle entrare. Lui prova, lui prova a mantenere un po' di equilibrio, lui però ce le ha con quelli là che fanno i facinorosi, ha fatto una scelta personale, sono scelte, saranno anche sbagliate, io non posso giudicare quello che sceglie De Laurentiis, sicuramente se ne va per il problema delle curve, lo sappiamo, si continua sì, ad avere perché, questa lotta. La cosa che ha fatto male, scusami un attimo, poi voglio chiudere questo episodio, la cosa che ci ha fatto male è che dopo che Napoli ha sportivamente parlando e calcisticamente parlando massacrato letteralmente il Eintracht di Francoforte, che a chi, chi si voglia era una squadra che aveva vinto l'Europa League, non la Coppa del Mondo, si è parlato di tutt'altro invece di parlare di calcio giocato. Cioè in tutte le trasmissioni non di Napoli ma del nord, quelli questo volevano, abbiamo fatto il loro gioco e spero che non accada più, ma specialmente anche come giovedì con Italia e Inghilterra, perché poi no, sarebbe gravissimo come... sarebbe gravissimo, perché la UEFA poi ti punta, se dovessero succedere altri problemi la UEFA ti punta, anche se ora i tifosi del Milan e poi vedremo che cosa succederà, li conosciamo già, però ti punta la UEFA e rischia di bloccare, poi sarebbe un problema. Jenny, io ti devo allora, salutare l'ultimissima, perché non... l'ultimissima vai, solo per quanto riguarda la Rubendus. Ormai siamo... Pensa che io ho visto un breve video che anche Giu Juventini, il figlio della Pini, come si chiama, che diceva e ammetteva che era un tocco di mano, quindi dinanzi a questo non resta altro che come un rapinatore che ci fa la rapina alzare le mani. So. Come scoperchiare un vaso di Pandora. Però questo, io penso che allora a un certo punto pure i migliori ladri, pure nei film, quelli là, diciamo, di George Clooney, poi i rapinatori fino a un certo punto possono andare avanti, poi a un certo punto si devono fermare pure loro. Ma hai fatto una bella domanda, dobbiamo vedere un po' fino a dove vogliono arrivare, perché a me, capito, scusami la volgata, mi sembra un po' una presa per il culo vedere Jenny, ancora Mazzoleni al bar e chi sta quel culo quando problema, poi Barella nell'azione lì Barella si e mi fa male ancora parlare di loro invece di goderci il nostro momento, vedere che Barella dice vabbè è fallo, fermiamoci, cioè si deve anche. Ti fermo, Jenny, quindi... perché se no poi non dire che non ti faccio parlare. Okay, sono no, tante... no, solo un'ultimissima proprio per quanto riguarda la città di Napoli, l'appello del sindaco, permetti, l'appello che ha fatto il sindaco. Vai, veloce, Manfredi, veloce. A dire che chi pitta la città dipinge d'azzurro, volevo dire, non si deve occupare solo di questo. No, vabbè, ma quello lo so. Fai anche un appello affinché sia una festa... che non si rubino le auto, che non esatto. le moto, e tu occupati di ordine pubblico, a riparare il mando stradale poi della ne parliamo, città. Poi ne parliamo, di ordine pubblico, sono d'accordo con te. Allora, grazie. Allora,
c'è Bellame? No. Ok, allora vediamo di fare un attimo, Michele, io leggo qualche messaggio. Federica, tu prova a richiamare Bellame, così fermiamo un attimo le telefonate, qualche minuto, così vediamo che sta succedendo al Gold Tower. Io leggo i messaggi. Buon pomeriggio, sono Ciro da Ercolano, caro direttore, si ricordi che le mandai? Sì, questo l'abbiamo letto, grazie Ciro. Antonio ci scrive, ciao Francesco, la domenica sportiva ha parlato del Napoli a 12:20, ti rendi conto? E ancora una volta la Juve, ladrona, bravi gli arbitri e il resto che schifo. Ma quale calcio di rigore? Il Milan ne prende 5 in Champions. Mannaggia, no, no, pure Luigi Prudente che saluto. Io me lo auguro, ragazzi, però lo sapete, la palla è rotonda, andiamoci piano. Allora, ho Bellame, dai, ho Bellame. Allora, andiamo da Michele. Michele, ci sei? Eccomi, ecco qua, sei uscito dalla sala, ti stai facendo la passeggiatina all'esterno del Gold Tower Hotel. Com'è la situazione? Ecco, bello, ma facci vedere, ecco, la FIGC. Com'è la situazione? Raccontaci un po' il clima, raccontaci chi ha parlato, dai. No, chiaramente... Le dame d'onore sono la Rolandi e la Serra, plausibilmente, che stanno spiegando da due punti di vista diversi quelle che sono state le due esperienze. La Rolandi è stata giocatrice di pallavolo, adesso è un volto conosciutissimo della Rai. La Serra è stata voce tecnica degli europei recentissimi, insomma, che ha vinto l'Italia un anno e mezzo fa. Insomma, le due esperienze poi a un certo punto combaciano, perché sono due donne che in un ambiente prettamente maschile ce l'hanno fatta e con tante qualità, insomma, governano, tra virgolette, le loro competenze. Io approfitto anche che ho dato la linea di coinvolgere, non voglio mettere le mani sulla telecamera, sì. Coinvolgere anche Marco Zuppetta, che è al mio fianco, mettiti a destra così vieni meglio. Ecco, Marco Zuppetta, direttore. Buonasera, del Gold Tower. Io grazie a Marco, direttore, io grazie a Marco, ho un sacco di foto con i calciatori, un sacco di autografi, grazie a lui. Ecco. Ma ci dici come nasce questa proposta da parte della FIGC, della Lega Dilettanti, del Mussi? Sì, diciamo che ovviamente con dei rapporti meravigliosi anche pluriennali, anche perché, come ben sai, ci siamo conosciuti in altre strutture, quindi ho avuto modo di ospitare anche altre squadre di calcio, e quindi di conseguenza la FIGC diventa Deus Ex Machina. E da adesso gestisco questa struttura del Gold Tower, la Salotta di Napoli, e loro hanno preferito venire da noi nella nostra sala meeting, che nasce tramite questo rapporto di stima reciproca che ho con Lussi Nazionale, Campania e ovviamente con la FIGC. Tu che hai ospitato un sacco di squadre prettamente maschili, sono maturi già i tempi affinché si possa ospitare una squadra femminile, ma nel senso con un palcoscenico importante, magari come l'Italia, che ha una importante cultura calcistica, come Napoli in particolare? Assolutamente sì, il movimento femminile sta crescendo molto. Noi già abbiamo avuto modo di ospitare alcune squadre, ci do per esempio una, la Fiorentina femminile, qui da noi, e quindi è un movimento che sta crescendo. Ci auguriamo che possa sempre più crescere, proprio perché pensiamo che il calcio femminile può essere tranquillamente assimilato al calcio maschile. Non vedo la differenza soltanto di sesso, quale parametro necessario per discriminare il mondo femminile. Anzi, è un movimento che sta crescendo, e anche le donne vedo che sono sempre più brave e più preparate. Noi siamo assolutamente in linea e siamo lieti di poter ospitare tante squadre femminili. Poi vedo in platea ci sono le due squadre della Salernitana e del Napoli, e anche secondo me anche un bel modo per rappresentare due società che sembrano odiarsi a livello di tifoseria, ma in realtà calciano delle unire. È bello vedere queste ragazze di queste due squadre qui insieme al Gold Tower. Grazie Marco, buon lavoro, grazie mille. Bene, bravo, bravo, bravo Michele. Allora facciamo una cosa, se tu riesci, anche qualche collega dopo, togli la manina perché vediamo solo la manina, ecco, bravo. Allora, se ci riesci dopo, io adesso vado un pochettino in pubblicità, intanto vedo che ci stiamo rimettendo nella sala. Allora, se ci riesci, diciamo, noi abbiamo ancora
la live fino alle 17.30, poi vedremo tutto mercato web, quindi se ci riesci per le 5:15, dai, 5:15, se riesci a trovare un altro ospite, casomai ci proviamoci, dai, proviamoci, intanto ascolta di un altro poco di quello che sta succedendo in sala, va bene? Ci vediamo tra poco. A poco, fra poco con Michele Bellam. Allora, grazie. Allora, intanto il mio amico Ferdinando Francese, prima di andare in pubblicità, mi ha mandato perché gli juventini sono pazzi, vabbè, giustamente loro ci sperano ancora. Adesso lo giro in regia, prima della pubblicità lo facciamo vedere, poi dopo riapriamo le linee. Allora, c'è una pagina della Juventus che ha fatto i conti con i conti della Massaia. Mi ricordo che lo fece anche un tifoso dell'Inter su Twitter, dove addirittura la Juventus arriverebbe prima a 85 punti e il Napoli a 84. Perché noi ci mettiamo di giocare fino a fine campionato. È questo che vorrei dire a questi tifosi della Juventus, che veramente stanno rosicando più che mai, e so che qualcuno ci vede pure, quindi va bene. Allora, secondo lui, dopo che gli hanno ridato i 15 punti, chiaramente che quelli glieli danno, secondo me, poi vincono col Verona, pareggiano con la Lazio, vincono con Sassuolo, con noi ci battono. Beh, vincono tutte tranne l'Atalanta. Tranne l'Atalanta le vincerebbero tutte, e la Lazio, perché si sono presi pure un E mentre il Napoli perderebbe con il Milan, perderebbe proprio con la Juve, poi perderebbe con l'Inter e con il Bologna, ma caso. Soprattutto pareggerebbe con Udinese, Fiorentina, Monza e Lecce, come sto vedendo da questa perché schermata. Pareggiare con Lecce? Diamo ma per tre fatti, perdiamo con Lecce, ma no, ma perdiamo pure con il Monza. Ma sai, facciamo una cosa, perdiamo anche con l'Udinese, perdiamole tutte, dai, così loro arrivano primi. Ah, vi sveglierete tutti sudati, come si suol dire. Vabbè, allora andiamocene in pubblicità, riapriamo le linee. È meglio, vai. Diretta, come di consueto, con Club Napoli All News. Vi ripeto, da domani proviamo a fare un po' di bilanci, proviamo a eleggere i migliori della difesa, il centrocampo e dell'attacco. È chiaro che sembrerebbe facile, però sai, ci sono da dire tante cose, quindi ne parleremo diffusamente, proveremo anche con degli amici ospiti, quindi domani e anche mercoledì e anche giovedì faremo una puntata tematica. Vi ricordo che venerdì ci sarà la premiazione per Spalletti del premio Bearzot. Unica notizia che gira sul web è quella del riposo, Raff. La conferma che Spalletti ha dato 3 giorni di riposo alla squadra. Fatto bene. Io concordo ovviamente con chi non è andato in nazionale. A proposito, dopo ti leggo i nazionali, vai. E quindi chi è rimasto avrà 3 giorni di riposo, poi da giovedì riprenderanno gli allenamenti. Qualcuno è rimasto. No, qualcuno è rimasto. Mario Rui è rimasto. Quindi. Allora, Mario Rui e Spalletti si vedranno giovedì. Si vedranno giovedì addirittura? Eh sì, 3 giorni. Allora, considerando che ieri hanno giocato. Certo. Se non hanno niente da fare, li invitiamo qui giovedì. Pure martedì, possono venire qua domani. Allora, chi parte? Meret, Di Lorenzo e Politano con l'Italia che gioca giovedì contro l'Inghilterra proprio al Maradona e poi giocherà con Malta. Convocati con il Camerun Anghissà, Berezinski e Zielinski con la Polonia, Elmas con la Macedonia, Lobotka con la Slovacchia, Lozano con il Messico, Ostigard con la Norvegia, Rachmani con il suo Kosovo, Kim che va in Corea, Kvaratskhelia con la Georgia, Oliveira con l'Uruguay, Osimhen con la Nigeria e ultimo ma non ultimo il Ciolito Simeone che con l'Argentina campione del mondo sfida prima Panama e poi Curaçao in amichevole. Ragazzi, ma Panama e Curaçao, ragazzi, ma già mi sei... Vabbè, e comunque sono 16 convocati in nazionale. Cioè, facciamo prima a dire chi è rimasto. Chi è rimasto? Gaetano, Mario Rui, Gollini, poi... Non lo so. Ho perso il conto perché... Politano parte, sì, a centrocampo partono tutti e tre. Facciamo la formazione. Dembélé rimane. Dombélé rimane. Sì, Dombélé, Mario Rui, Dombélé, Dembélé, Gaetano, Gollini, questi sono. Zerbin, bravo, questi qui. Vabbè, neanche il calcio e tennis tanto caro.
niente, non possono fare nulla, non riescono a fare neanche il calcio tennis. Vabbè, è chiaro che qualcuno di loro poi tornerà prima, poi tornerà dopo, poi ne riparliamo in questi giorni. Andiamo al telefono, dai, pronto? Sì, un secondo. Vado, vado. Pronto, pronto? No, allora leggo il messaggio di... Prova, pronto? Pronto, direttore. Sei diventato peggio del Presidente della Repubblica. ma Stalino non ci... Oh, viva Telecrep Italia! C'è un sacco di tifosi che ti telefonano. Mi raccomando, facciamo sempre girare perché faremo una grande... Faremo una grande puntata. Una lunghissima puntata. Una lunghissima puntata. Il cane che mi lecca le pipi, fatti ciullaccio. Ui, non ti arrabbia con cane, vai, sì. allora. No, perché quando parla al telefono viene sempre vicino e mi lecca. Niente, volevo dire, io sono d'accordo con il mister... Ha detto una cosa bellissima, perché Inter e Milan sono le squadre che fanno più falli in Italia, in Europa non si possono permettere quei calcioni. Quello che ci hanno dato a Milano, eppure il Milan fa un sacco di falli. Ti ricordi la Champions League quando il difensore del Milan ha messo la mano sulla spalla di quell'attaccante, l'ha cacciato fuori e gli ha dato il rigore contro il Milan. Si devono stare attenti al Napoli, in Europa, perché non sono in Italia che ci stanno i mazzoleni di turno. Ma ti voglio dire una cosa, ma com'è quando si prende prima il piede e poi la mano? Hanno cambiato le regole. Sì, hanno cambiato tutte cose, hanno cambiato. No, quando prendi il piede e poi la mano hanno non è... Hanno cambiato tutte le regole. No, però... Io so che quando prendono prima il piede e poi la mano non è rigore, ma adesso è rigore. Ma quale partita dici però? Aspetta. Quello con l'Udinese col Milan. Quello non è rigore, è rigore quello. Che no, il difensore l'ha preso prima. Lo prima sai con che la, non con l'ho la visto campo. Io. Io l'ho visto, mano. Visto è rigore. Detto, no, quello hanno cambiato le regole, ma adesso è rigore. Io non lo so. Vabbè. Prima dicevano che non erano rigori. Ormai. Detto che ho fatto una canzoncina. Ah, eccolo. La gallina, si intitola La gallina che contro gli eurorivali del Napoli. La gallina, il Milan. Ah, la gallina e il Milan. Vabbè, dai. Vai. In tu stadio Maradona, Goppo, Maria e Marcellina. Ti spenna come fosse una gallina, ti affogare in tuo mare, Marcellina. Ti spenna e poi ti segna sotto sola, ti segna in tuo stadio, Maradona. Un Milan ha fatto l'uva, ti spenna e poi ti segna sotto sola, ti segna rindossati, Maradona, ti spenna e poi come fosse una gallina, forza Napoli, diretto, ci immaginiamo. Ormai con Antonio mi aspetto di tutto e di più, veramente. Non lo so se devo aspettarmi canzoni anche pericolose. Vabbè. Allora, buonasera Francesco, Enzo da Pompei. Ieri sera la DS ha fatto vedere, lo so ragazzi, hanno parlato dell'Inter, addirittura hanno fatto vedere la classifica senza i 15 punti, vedi, e si trova al secondo posto. Ma è mai possibile che si arrivi a questo facendo vedere quel gol dato con un tocco di mano? E lo stesso fu con la Sampdoria, per me è una vergogna. Però fino ad un certo punto quest'anno noi non ci importa perché siamo messi bene. Lo so Vincenzo, me lo state dicendo in tanti, molti mi stanno scrivendo, ragazzi, che devo dirvi? Io sono preoccupato come voi, ma più che altro perché l'opinione pubblica non gli dice niente, anzi li elogia. Un attimo e vado al telefono. Buon pomeriggio, Carlo da Napoli. Vorrei chiedere al mister Danilo se è permesso che il Napoli merita tutti gli elogi possibili per quello che sta facendo, ma è una mia impressione: il Napoli in ogni partita concede qualche occasione di troppo agli avversari. Fino ad ora ciò non ha danneggiato, anche per fortuna o demerito degli avversari, ma in Champions queste disattenzioni potrebbero esserci fatali. Carlo, mi dispiace che non ho girato la tua domanda al mister, ma più o meno il mister ti ha risposto, no? Dicendo che in certe partite non si può non si può assolutamente sbagliare niente, no Raffaele? Qualsiasi errore può essere letale, ma
Allora, lo sappiamo. Sì, diciamo che Napoli ha qualche calo, però ragazzi, la differenza sostanziale è che sono 180 minuti in cui tu ti giochi il passaggio del turno, non di più, chiaramente al netto di supplementare i rigori, però diciamo che sono 180 minuti, in 180 minuti può succedere di tutto. Può succedere che al terzo minuto il portiere esce sconsiderando fuori dall'area, viene espulso, fa un fallo, viene espulso e giochi tutta la partita di andata con l'uomo in meno. Perdi la partita magari 1-0 e poi al ritorno non riesci a ribaltarla. Dico per dire, come può succedere altre mille imprevisti diversi. Non che io auguri, ovviamente, però non si può mai sapere. Poi è chiaro che io ho una mia opinione, Francesco ha una sua opinione, certo, sull'andamento della partita, però non possiamo presentarci in televisione, dire che Napoli stravincerà 10-0 è tutto tranquillo, no? Bisogna analizzare quelle che sono le problematiche, analizzare quelle che sono le situazioni. Il mister prima ha battuto bene il ferro sul fatto sulla questione delle prestazioni dei giocatori, sul mantenere i giocatori chiave di questo Napoli al meglio, al massimo delle condizioni in un momento critico come quello delle nazionali. Non vi devo raccontare cosa è successo che rapporto ha il Napoli con le nazionali. Milik si è rotto con le nazionali e non solo lui. Quanti giocatori tornano dalle nazionali infortunati oggi come oggi? Si gioca troppo, si fanno voli intercontinentali, motivazioni meno che zero, però nel frattempo hai un giocatore che è andato all'altra parte del mondo per giocare come era Panama, l'amichevole con il Panama. Sì, Panama e Curaçao, Okay, credo... ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando? Quindi bisogna stare attenti a tante piccole situazioni, tante piccole cose da avere gli accorgimenti giusti, perché se domani si fa male un giocatore, chiunque sia, quanto influisce questa cosa? Quanto influisce il fatto che molti giocatori arrivano il venerdì, il sabato? Ti ricordi quando ci fu il problema con la Colombia? Che Napoli e Juve organizzarono il charter privato per far arrivare Ospina e Cuadrado in tempo per poi giocare uno contro l'altro proprio perché giocavano dopo le nazionali. Sono problematiche importanti, perché i giocatori con la Colombia giocavano la notte, mi sembra, tra giovedì e venerdì, e il sabato sera o la domenica pomeriggio di Guarda, allora pensa, prego, ragazzi, pensa che l'Argentina giocherà giovedì 23 all'una di notte con Panama e con Curaçao martedì 28 sempre all'una di notte. Quindi significa che finisce la partita, un po' di riposo, il giorno dopo devono partire col fuso orario ed è, non è facile come quindi situazione. Mercoledì si va, giovedì si arriva con due partite sulle spalle, con il fuso orario, col doppio fuso orario, perché per può si andare e dopo vediamo anche Kim, sicuramente comunque la situazione sono voli transoceanici che non danno, che danno fastidio, come dicevamo anche prima. Che sono pesanti da sono gestire. Molto pesanti. Per quanto i giocatori possano essere anche comunque atleti al massimo della forma, eccetera, eccetera. Ma bisogna avere un'attenzione particolare per questi dettagli, bisogna stare attenti a tutto. Il Napoli non è arrivato a fare quello che noi vediamo fare tutte le domeniche così. Una mattina sono svegliati e detto dominiamo il calcio italiano, facciamo così, quest'anno stravinciamo. No, è un lavoro che parte da lontano con un'attenzione particolare a tante cose. Poi è chiaro che ci possono essere situazioni diverse, ma anche la mentalità, anche il giocare un quarto di Champions League è un'emozione che può dare un peso alle gambe. Io qualche situazione in Champions l'abbiamo vissuta, anche in partite che abbiamo stravinto. Io ricordo con l'Ajax l'andata ad Amsterdam, fino al gol del svantaggio, il Napoli sembrava molto emozionato, un po' bloccato sulle gambe. Subisce il gol, però poi dopo la ribalti e dilaghi e fai una delle vittorie più incredibili della nostra storia nella Champions League. Nel calcio, certo, assolutamente. Allora, chiedo a Federica, facciamo una telefonata, poi dopo ci dovremo ricollegare con Bellame. Quindi, facciamo? Pronto, vai! Pronto, sei in diretta? Pronto? Sì, sei in diretta. Anche io non ti sento. Ah, Rosario. Allora, Rosario, ci sei? Ciao, Rosario. Noi ti sentiamo bene? Ti sentiamo bene? Anche io.
Sì, ma io non ti sento, Francesco. Allora, saluta Fede, poiché Rosario non ci sente, vediamo di rifare un attimo Michele Bellame e proviamo poi ad aiutare Rosario a sentirci, che vedo che ci sta sentendo la televisione perché ha un ospite Michele Bellame. Quindi andiamo un attimo prima da Michele, chiedo scusa a Rosario da Piazzetta Poderico, ma... Ti sento, pronto. Allora, ti sento anche io, Rosi, però mi... Ma io non ti posso vedere, Franci. Vabbè, mi devi dare un attimo di pausa però, Rosa, perché abbiamo un ospite, quindi dammi un attimo di pausa, resta collegato. Allora, appena possibile andiamo da Michele Bellame, intanto... saluto Luciano da Recale. Adesso Spalletti deve fare in modo di conservare un'ottima condizione fisica della squadra del Napoli per affrontare al meglio il Milan. Poi c'era anche un amico che era Salvatore che diceva: ragazzi, volevo fare questa domanda, ma che possibilità abbiamo per non rompere questo giocattolo fantastico? Allora Salvatore, credo che tu la tua domanda sia per il futuro, perché insomma noi, nessuno sta rompendo il giocattolo, anzi io credo che questo gruppo è più unito di quello forse veramente dei primi scudetti del Napoli. Cosa fare in futuro? Ci lavoreremo, ti prometto una puntata su questo e la facciamo, casomai anche tra fine settimana e inizio della prossima, dove parliamo di cosa può essere, come può essere il futuro di questo nostro Napoli. E hai ragione, dobbiamo chiedere ad Aurelio De Laurentiis di provare a mantenere il più possibile il gruppo. Allora, regia, vediamo se riusciamo a fare Michele Bellame, che ha un ospite, dovrebbe essere il collega Gianluca Monti, che poi è anche ufficio stampa del Napoli femminile, e vediamo un attimo se riusciamo ad andare velocemente da Michele. Poi abbiamo Rosario da Piazzetta Poderico che dobbiamo sentire al telefono. Ragazzi, non ci chiamate sul numero WhatsApp e non ci fate telefonate, perché non riesco a chiamare, a sentirvi. Non fate audio. Complimenti, grazie da questo amico che però non si firma, Franco da Napoli, dice: complimenti per l'analisi tecnica e studio con il mister, ma quando giocheremo con il Milan l'arbitro sarà straniero o italiano? Straniero, quello in coppa sarà straniero, quello in campionato purtroppo sarà italiano. Allora Michele Bellame, vengo da te, corro da te con Gianluca Monti, vi vedo dietro, anche vedo Dios, quindi sono felicissimo. Intanto buonasera Gianluca, vai. Ma Michele, vai. Gianluca, tu sei rappresentante della comunicazione ufficio stampa della Napoli femminile. Prima, durante la presentazione del libro, si parlava del superamento delle differenze tra il calcio femminile e il calcio maschile, iniziandolo a definire semplicemente calcio. Tu dall'interno effettivamente le valuti, cioè le verifichi questo abbattimento di differenze? Oddio, io sono 4 anni che lavoro nel Napoli femminile, credo che siamo anche noi abbastanza stanchi di raccontare di un calcio diverso. Chi si appassiona al calcio femminile secondo me lo fa e lo deve fare per quello che sono le storie che rappresentano quello che loro vissuto e quello che vivono attualmente come delle atlete professioniste a tutti gli effetti, a prescindere dalla categoria. Il Napoli femminile in Serie B sarebbe da considerare dilettante, le squadre di Serie A sarebbero da considerare professioniste, ma come immaginerete la quantità di lavoro che c'è da parte delle ragazze è la stessa che sia Serie B o Serie A, logicamente. Quindi credo che bisogna andare oltre questo tipo di stereotipi, cioè raccontare calcio femminile e calcio maschile con lo stesso sguardo. Bisogna porsi in una prospettiva diversa, guardare al calcio femminile come altro e soprattutto, secondo me, ripeto, creare nuovi personaggi del calcio femminile che possano creare nuovo interesse. Le partite certamente non hanno il livello di spettacolarità del calcio maschile, questo è indubbio e va detto chiaramente. Allo stesso modo diventano molto gradevoli se si conoscono i personaggi che ne fanno parte, le storie che, ripeto, rappresentano e l'attaccamento ovviamente sociale che queste ragazze hanno, perché poi molte di loro oggi rappresentano realtà importanti, importantissime del calcio italiano, come il Milan, l'Inter, la Juve, come nel nostro caso il Napoli femminile. Però credo che sia da vedere, ripeto, sotto un'altra prospettiva. Se ci mettiamo a paragonarli sbagliamo, perché il paragone non ci può proprio essere e chi lo fa secondo me sbaglia, perché davvero parliamo di due sport. Di personaggi all'interno del Napoli c'è qualcuno che ha una storia particolare?
Ah, il portiere del Napoli femminile, Matilde Copetti, più che aveva una storia particolare, era la compagna di banco al liceo di Alex Meretti. Bella! Vivono tra l'altro adesso vicinissimi, perché vivono entrambi a Lucrino, credo che si sentano e ogni tanto si vedano, ma proprio compagni di classe al liceo Copernico di Udine, e alla fine finiti con l'essere tutti e due portieri del Napoli. Devo dire che sarà molto carino Meretta nel contattare poi Matilde nel momento in cui Matilde è arrivata a Napoli quest'anno e mi ha raccontato che aveva ricevuto appunto un direct su Instagram da parte di Alex, perché proprio, ma io ho anche le foto di loro in classe insieme, facevano i tornei giovanili insieme, è una storia particolare. Gianluca, grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao Gianluca, grazie per essere stato con noi. Allora Michele, grazie anche a te per questa parentesi. Non è finito l'evento, no? È in via di conclusione, direttore. Ho sentito gli applausi che insomma stanno andando a congedare gli ospiti, stanno andando a congedare il pubblico presente. La sala era piena, la sala è abbastanza grande. Il richiamo di pubblico e anche di stampa, di rappresentanti della comunicazione, al di là di Teleclub Italia che siamo noi, è stata importante. Ti accennavo prima di Pierpaolo Pedino, cioè una corta rappresentanza, se non tutta, del Napoli femminile. Ci sono altre personalità femminili. Prima distrattamente sentivo il rappresentante femminile degli arbitri. Quindi è un bel palcoscenico, non solo questa struttura, ma è un bel palcoscenico la città, e con la scusa della partita della nazionale, la scusa non in termini, attenzione, non in termini dispregiativi, ma diciamo con l'opportunità della partita della nazionale, c'è questa vari promessa. Eventi, domani ce n'è un altro di evento, vediamo se riusciamo ad esserci. C'è un altro evento che vede tutto quello che è la preparazione. So che anche che il Napoli, l'Italia e l'Inghilterra si allineranno tutte e due al CUS giovedì mattina, faranno una piccola rifinitura. Credo, ho sentito Maurizio Pupo del CUS che mi ha dato questa notizia, mi ci fa piacere, quindi questa è una bella news, diciamo. E poi qual è la struttura, però, attenzione, così magari. La struttura del CUS, la struttura proprio del calcio, del campo di calcio del CUS. Qual è? Sono io. Quella di via Cavalleggeri d'Aosta, va, per farti capire. Ok, sarebbe molto bello, sarebbe bello andarci, magari. Sarebbe bello andarci, credo che sia a porte chiuse. Va bene, grazie a Michele Bellame, alla prossima. Direttore, grazie. Ciao. Questo posto, perché qua non ci sta nessuno che mi caccia rispetto all'altro. Meno male, puoi rimanere. Va bene, grazie a Michele Bellame. Allora, Michele, grazie. Ci abbiamo Rosario da Piazzetta Poderico, chiedo perdono, mi scuso con lui, ma avevamo un ospite, hai visto? Allora, ultima telefonata proprio con te, vai. Che è successo? Faccio la notte, eccoci qua, ci sei. Ti sentiamo benissimo, vai. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao Raffaele. Ciao Rosario. Raffaele, mi dici l'ultima volta che è venuto all'Italia al San Paolo? Io lo chiamo sempre San Paolo. Onestamente non mi ricordo. Raffaele, tu che sei una cosa sai tutto? Controllo, perché non mi ricordo. Sai che non me lo ricordo proprio, lo sai? Tu te lo ricordi? Ma perché... No, io ti ho fatto sta domanda, Franci, perché poi parla venire adesso con la squadra degli inglesi, cioè con l'Inghilterra? Ma quella era organizzata, è organizzata sta cosa da, penso, 4-5 mesi fa. Sì, cioè, Italia-Armenia 2-2, qualificazione mondiale nel 2013, il 15 ottobre. Italia-Armenia. Armenia, non me la ricordo proprio, guarda. 10 anni fa, 2013. 10 anni fa. Dieci anni fa, com'era l'Italia? Non c'entra niente, o c'entra la UEFA con l'Italia, le squadre del club? O la formazione? No, ma allora attenzione, la partita di Italia e Inghilterra veramente è stata programmata, penso, 5-6 mesi fa, quando si parlò... L'hanno programmato un mese all'inizio di settembre. No, di settembre, stiamo parlando 5-6 mesi fa, no, 5, non si sapeva neanche...
che il Napoli avrebbe affrontato. Ma non sapevo che il Napoli vincevo scudetto, Francina, si sta qua. Vabbè, ma questo non ci azzecca niente. Questo allora, io ma stavo scherzando. Lo so, capito, l'avevo capito. Non ti preoccupare. Vai, allora. No, la cosa grave, speriamo che gli hooligans inglesi o peggio dei tedeschi. No, ma infatti oggi alle 18, lo stavo dicendo prima, c'è un comitato dell'ordine pubblico alla prefettura di Napoli e quindi grande attenzione, massima attenzione, perché arriveranno anche i tifosi inglesi a vedere questa partita. Ma ti faccio una sua domanda, Franci, ma il calcio italiano si può giocare anche a calcio a mano? No, l'handball non si gioca ancora. Palla a mano, voglio dire. Palla a mano è un gioco, calcio è un altro, pallavolo ne è un altro ancora. Sembra. Le apparenze dovrebbe essere così. È stata introdotta la palla a mano nella Juventus. Poi un'altra cosa, se non erro, non è più Ibrahimovic il più vecchio a segnare nel calcio italiano, è Mazzoleni. Bravo, infatti, ormai è lui che segna. È il più vecchio giocatore di movimento, Mazzoleni sì, non si ancora fatto. Sì. Allora, Franci, io sto parlando e poi chiudo giustamente. Tu devi vai. Io sto parlando di altre cose perché in Napoli, io ti ho detto, non ci abbiamo più aggettivi per definire questa squadra. Però onestamente, Franci, vedere quelle cose, tu dici, ma tu stanno a 20 punti, 30 punti. Ma non c'entra niente, perché io se io ho pagato per esempio una TV privata, io devo vedere lo spettacolo, giusto? Non posso vedere gli imbrogli che fanno, Francesco. Poi vedere altre TV, tipo Rai, Sky e cose, inventarti che non c'è le foto, non c'è l'immagine giusta, ma Francesco, voglio fare una battuta, ma anche Real Androbaldo per vedere palle mani. Ma poi sono tutte e due palle di mano, non è uno. No, io ti ripeto, quello che più mi ha fatto arrabbiare è il secondo. Io adesso non abbiamo le immagini video. Ma Rabiu, questa è la seconda volta Rabiu. Pure domenica Sampdoria sì, io ripeto, parlo dell'azione quella di Vlahovic, di cui abbiamo fatto vedere prima la fotografia. Là sta stupendo, non là, e poi passa quell'altro esatto, che segna. Quello è il problema, Francesco, ma chi stava al VAR, fratemi capire. Cosa? Al VAR c'era Mazzoleni, ma chi è Mazzoleni? È l'uomo di Pechino. E l'uomo, ma se quanti tu anni devi sono aiutare, passati da Pechino? Quanti anni? Francesco, non era il 2014? Era il 2014, quindi sono passati. Sì, Francesco, ma se tu vuoi anni. Aiutare una squadra, non mette sembra, cioè non mettere a Mazzoleni, metta nata sul passato, vuoi. Quindi, ma io perciò allora ti do una notizia e la do ai nostri telespettatori. Dimmi. Pare che Rocchi voglia far sentire l'audio tra Mazzoleni e Chiffi. E addirittura poi Rocchi non è arrabbiato per quello che è successo. A me questa cosa fa ridere. Secondo Sport Mediaset, il disegnatore Rocchi è comunque rimasto deluso dalla gestione di Chiffi per quanto riguarda i falli, i cartellini e il nervosismo. Cioè, allora, questo fa capire solo una cosa, che per la questione VAR è tutto a posto. Cioè, lui se la prende con Chiffi per la questione, buonasera, per la questione della gestione dei falli. Cioè, vi rendete conto il signor Rocchi a che follia arriva? Era il 2012 comunque. Era il 2012, cioè sono più di 10 anni. 11 anni fa. Anni ma fa. Con chi sta andando a Francesco, scusami, deve avere qualcosa di più debole, perché Mazzoleni comunque stava abbacchiato con Rocchi. Cioè, inutile poi parlare, Francesco, purtroppo... Questo è il calcio italiano, ti ripeto, ma dai, diamoli quei 15 punti, no, non ci fanno niente, anzi fanno pure 20, facciamo 5 in più, ma stesso non ce la fanno a riprenderci, quindi è inutile, però vedere quelle cose, io onestamente poi ho staccato, perché poi questi sono film già rivisti, cioè, ma non c'entravamo noi, ma ai tempi di Sarri stavamo noi. Ma l'Inter che brucia il cosiddetto... No, ma neanche gli brucia, quello è il problema, che neanche gli brucia, perché il problema è che non parlano neanche. Che ti devo dire? Rosario,
Grazie, vabbè, devo staccare. Ci sentiamo domani. Ti ho mandato una foto. Ragazzi, non vi preoccupate perché pure domani faremo una super puntata. Che c'è? Che c'è? Lo sai? Ti sei? Ho detto, ti ho mandato una foto del capo di Chino e dai striscioni. O mano a mano ti mando agli altri. Bravo, okay. Mandami tutto, sì, l'avevo visto. Allora, grazie, no. Grazie di cuore anche a Rosario. Allora, noi dobbiamo andare in pubblicità, poi arriverà tutto Mercato Web, noi ci vediamo domani. Voglio salutare Carmine Improta, Rosario, Carlo Melluso, Danny, Daniele, Ornella, insomma, veramente siete tantissimi e vi ringrazio. Vi leggo domani, promesso, Peppe. C'è ancora Salvatore il tifoso, vi leggo domani, ve lo giuro, continuate a scriverci, noi ci sentiamo domani, altra super puntata, altri appuntamenti, quindi non vi preoccupate, siamo sempre qui, non ci fermiamo neanche nella sosta. Vi dico che la puntata di Club Napoli Night andrà in onda invece mercoledì l'altro, quindi questo mercoledì no, andremo in prepartita con il Milan. Allora, grazie a Raffaele D'Antonio, ci ritroviamo la prossima settimana. Grazie come a te, di Francesco, consueto. Buonasera a tutti. Grazie alla regia che si è dove si è unito anche Marco Mennillo, sentivo anche le voci di Andrea Setaro. E allora ci vediamo domani 15:30 Club Napoli News, sempre e solo su Teleclub Italia, canale Kvaratskhelia. Ciao.